Buonasera, bentornati, benvenuti, è l'ultima puntata della stagione, gli ospiti saranno tanti, Davigo, Travaglio, Pisapia, Salvini, Elsa Fornero, Massimo Giannini, Mario Giordano, tanti altri ospiti, tante notizie, tanti argomenti e la sigla interpretata da una grande artista, Tosca, tra pochi minuti. Il est pour moi fait de chair et de sang, de muscles, de fer et d'enquête en bon avec des épaules pour charger les charbons d'un fait 16 tonnes. Ça te donne quoi? Un jour de plus belle, quatre planches de bois. La pêche à deux jours qui prend plus de poids, mais qui fera vivre la vie sans toi? Tosca per la nostra sigla e benvenuto a Piercamillo Davigo. Buonasera, dottor Davigo. Buonasera a lei. Allora, non la metteremo in imbarazzo in una serata di commenti alle elezioni, non la faremo parlare di risultato elettorale, però lei può parlare del paese in cui vive. Il tema comune di tutte le liste che si sono presentate è quello di rinnovare, innovare, cambiare la politica. Lei ha potuto apprezzare un cambiamento dei politici nel paese in cui viviamo? No, non un cambiamento incisivo perlomeno. Io credo che il problema principale di questo paese sia la mancata regolamentazione giuridica dei partiti, i quali sono associazioni non riconosciute, al cui interno avvengono cose che non sarebbero tollerate in nessuna società di persone, ma neanche in un'associazione che so io, in una bocciofila. Abbiamo avuto due segretari di partito che messi in minoranza hanno espulso la maggioranza degli iscritti. Ecco, tutto questo è possibile perché non c'è alcuna regolamentazione giuridica della vita dei partiti. Il partito corrisponde forse anche al paese che intende rappresentare. L'Italia è un paese corrotto? L'Italia è certamente un paese corrotto, come dimostra il costo delle opere pubbliche, che è superiore al doppio della media degli altri paesi europei e di qualità spesso non eccelsa, visto che crollano i viadotti, visto che crollano le scuole e altre cose di questo genere poco tempo dopo, o comunque alcuni anni dopo la loro realizzazione. Il dibattito politico si sofferma spesso sul modo di selezionare la classe dirigente, si parla di proporzionale, di maggioritario. Lei nella sua esperienza ha potuto vedere che un sistema sia legato maggiormente all'altro a una selezione negativa della classe dirigente? C'era stato un referendum per abolire il voto di preferenza perché si riteneva che fosse un sistema che consentiva a piccoli gruppi di concentrare le preferenze su alcuni candidati. Ma torno a ripetere, il problema è che oggi i candidati, perlomeno fino a quando c'era in vigore il precedente sistema elettorale, erano sostanzialmente scelti dalle segreterie dei partiti. Ora, se le segreterie dei partiti fossero trasparenti non ci sarebbe questione. Il problema è che non essendoci regolamentazione della vita dei partiti non si sa che cosa accade e quindi non si sa con che criterio vengono scelti i candidati. Senta, lei ha letto Berlusconi più che l'avvento dei 5 Stelle teme l'arrivo di Davigo e della sua repubblica giudiziaria con tanti magistrati come ministri. Allora, intanto io non so più come fare a dire che non farò mai politica, quindi sono stufo di ripeterlo, lo dico da almeno 30 anni. Devo dire che in generale di mestiere i magistrati servono per far paura ai cattivi, poi se uno ha paura dei magistrati è un problema suo identificarsi o meno nei cattivi. Senta. Lei, diciamo, non si aiuta in questo rapporto con i politici. Lei ha detto, non faccio il politico, arresto i politici che rubano. Questo è il mio mestiere. Io penso che il mestiere dei magistrati sia quello di vegliare all'osservanza della legge, no? E quindi di occuparsi dei casi di violazione di legge. Governare è un'altra cosa. Io non credo di averne le attitudini, quindi non mi viene neanche in mente di fare una cosa del genere. Senta, i politici sono quelli che però riformano il sistema della giustizia. Lei si occupa, diciamo, di illeciti nel mondo della politica da tempo, ha visto governare il centrodestra e il centrosinistra. Può dire che qualcuno si è occupato in maniera migliore o peggiore del sistema in cui lei lavora, della giustizia? Ma è difficile parlare in generale perché ci sono state persone per bene e persone per male in tutti gli schieramenti. Ho detto più volte che c'è stata una comune attività non di contrasto alla corruzione e al malaffare in questo paese, ma di contrasto alle indagini e ai processi.
anche molto penetrante, abolendo reati o trasformandoli, oppure cambiando le regole processuali, inventando leggi che stabilivano che qualcuno non poteva essere processato e altre cose di questo genere. Però dalla parte della politica si dice alla fine le indagini scattano sempre quando c'è il momento di votare. Lei ha visto sui giornali, ci sono state le intercettazioni, un boss mafioso che dice io ho fatto un favore a Berlusconi, si è riparlato di fango ad orologeria e di fuga di notizie nel momento più appropriato. Nell'antico diritto romano c'erano i giorni fasti e i giorni nefasti. Nei giorni nefasti non si potevano fare indagini e processi, nei giorni fasti sì. Ci facciano l'elenco dei giorni in cui si possono fare le cose, così la finiamo con questa storia. Senta, tra i giorni nefasti probabilmente uno dei politici che ha a che fare con la giustizia in questo periodo, cioè Matteo Renzi, metterebbe quello che oggi in una intervista a Massimo Giannini, che avremo a breve con noi, ha detto, beh, pensate al caso Consip, hanno costruito delle prove contro di me. Quello non ne parla più nessuno, è una cosa gravissima, si potrebbe chiamare, lasciando intendere, si potrebbe chiamare colpo di Stato. Lei di questa vicenda cosa pensa? Che idea si è fatto? Io non penso niente dei processi in corso, quindi non faccio nessun commento. E può pensare che in un contesto come quello italiano si possa pensare ad arrivare a un colpo di Stato per via giudiziaria? Mi sembra una cosa ridicola. Senta, lei sa che oggi, per vedere l'altra metà del cielo, oggi sono stati condannati dei magistrati che ignorarono le denunce. E la vittima aveva presentato, una donna, 12 denunce contro il marito in poco meno di un anno e mezzo. Le sue disperate richieste sono rimaste inascoltate e poi è stata uccisa. I magistrati che non ascoltarono quelle denunce sono stati adesso condannati. Ci sono delle colpe anche nell'altra metà del cielo? Assolutamente sì, e noi abbiamo abbastanza rigore verso i nostri. È di domenica la espulsione di due magistrati dall'ANM, e così come la giustizia disciplinare nostra è probabilmente la più severa fra tutte quelle delle pubbliche amministrazioni. Senta, dottor Davigo, ci tolga una curiosità, il 25 giugno lei andrà a votare? Io non so neanche se il 25 giugno ci sono elezioni, io sono iscritto nelle liste elettorali di Milano, non credo che a Milano si voti. No, le ha detto bene, a Milano non si vota. Pochi secondi, arrivano Luca e Paolo. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, che abbiamo noi, che abbiamo perso a Genova. E con profondo smarrimento restiamo lì al 20% e al ballottaggio non ci andiamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che gli abbiamo detto non votare Marica, ma il nostro bravo candidato, che nessuno l'ha cagato, ha dato il voto a Toti e Berlusconi. Genova per noi, che siamo giovani e grillini, e abbiamo il blocco alla cremente, ci comanda di votare Pirondini. Genova, dicevo, ce la siamo giocata, e anche a Palermo, insomma, abbiamo fatto cagare un po' dopo. Buonasera, buonasera, Paese! Eccoci qua! Grazie, pausa, grazie. Stasera ultima puntata stagionale di martedì. Come si sente, Floris? Le dispiace che sia finita? È dispiaciuto. Posso dire una cosa così a vederla? Alla faccia di uno che è già in slippino sul bagnasciuga di Ghesolo. Complimenti. C'è un'immagine anche... Come dire? Bello, dottor Floris in slipper. Bellissimo inizio della trasmissione. Sì, sì. Oh, ha parlato 10 minuti con Davigo ed è ancora a piede libero. Complimenti. Un talento. Un talentone. Comunque sia... Beh, grazie, reazione. Sì, beh, sono bravo. Oltre. Comunque sia tranquillo, lei gli ha fatto delle domande cattive. Cattivissime, ma... l'ha proprio massacrato. Ma lui le vuole bene lo stesso. Le volevamo dire, mentre era in collegamento con Davigo, sì, ha chiamato sua moglie, sì, e le ha lasciato in segreteria la lista della spesa. Ma guardi, può anche perderla, la troverà pubblicata domani sul Fatto Quotidiano. No problem. È cattiva questa. È questa. Allora, ci sono state le elezioni.
le elezioni comunali di domenica hanno riservato al Movimento 5 Stelle, insomma, non è andata benissimo. In nessun ballottaggio delle città principali è entrato un rappresentante grillino. Sì, la situazione è grave, è aperto un dibattito al vertice del Movimento. In molti vogliono la testa del coordinatore Luigi Di Maio. Chissà poi cosa se ne fanno della testa di Di Maio, anche perché si sa che se appoggi l'orecchio alla testa di Di Maio... Senti il mare. Quindi... Abbiamo voluto invitare per parlarci di questa cosa, visto che non hanno commentato i grillini, anche stasera lì ce ne sono pochi, allora abbiamo invitato noi questa volta un rappresentante di 5 Stelle, l'onorevole Di Battista, per fare un'analisi con lui degli esiti del voto. Di Battista ha detto il bombolo dei 5 Stelle, dal grande Gasparri. Ecco, Di Battista, cosa ne pensa delle elezioni di domenica? Di portarci voto. Che cosa c'è? Io gli avevo detto a Beppe. Aspetta. Gli avevo detto a Grillo, a commissario. Ma non è un commissario Beppe Grillo. A commissario, non stiamo a buttare fuori la gente, che l'epurazione è come l'uccello paduto. Tu prima li butti fuori e dopo quelli ti tornano. Fermo, insultare. Va bene, dal suo blog... Grazie. Dal suo blog Beppe Grillo sottolinea invece che le schiaccianti vittorie del Movimento... Ce ne sono state. Beh, per esempio bisogna dire che Antonio Ferrari ha stravinto a Parzanica, Roberto Castiglion ha proprio sderenato Sarego. Purtroppo Prezzemolo a Gardaland non ce l'ha fatta. No, al ballottaggio ha vinto Tremotino. Ma Tremotino è forte. Fermi. Dove sono, poi dura un quarto d'ora. A Parma invece... Che è una città normale. Sì, è in testa il sindaco Federico Pizzarotti, che dopo la cacciata dal Movimento 5 Stelle si è presentato con una propria lista civica che si chiama Effetto Parma. Effetto Parma. Per l'uomo che non deve chiedere al blog. Sarà anche così lo slogan, bello pronto. Ma le elezioni di domenica sono state una cartina di tornasole per tutti i partiti. Vero. Non sono mancate le riflessioni anche in casa PD. PD, che poi tutti sanno, è l'acronimo di... Perdiamo domenica prossima. Esatto. O anche di... Perdoniamo D'Alema. Sì. Fa lo stesso, uno l'altro. Comunque, anche nel PD si prevedono... Questa è una cosa seria. Sì. Si prevedono giorni di duro dibattito, di severa autocritica, perché ancora nel PD non comprendono le ragioni di questa vittoria. Proprio non ce la fanno, non riescono a capire. Un dato molto evidente e preoccupante è il drastico calo di affluenza alle urne. Grazie. Perché un elettore su tre non si è recato a votare. Sì, l'astensionismo è dovuto soprattutto all'enorme incertezza di quelli rimasti a casa. Probabilmente erano molto indecisi rispetto ai programmi. Gran Premio di Formula 1 o MotoGP? C'è gente che invece di andare a votare è stata a casa a guardare la D'Urso. Ce ne vuole, eh? Va bene. Allora, il giorno dopo i risultati delle comunali, Renzi è andato ad Amatrice, mentre Beppe Grillo ha preferito incontrare i suoi. Insomma, entrambi hanno passato la giornata tra le macerie. Sì, a proposito delle comunali, l'altra sera un episodio antipatico qui a casa nostra, al TG della 7, Leo Luca Orlando, rieletto sindaco di Palermo, credo lo sia dal Pleistocene, non si è presentato al collegamento perché Mentana l'ha definito uomo del PD. Addirittura, ma c'erano dei bimbi davanti alla TV. Il vero incidente però si è rischiato dopo, quando Mentana ha definito Angelino Alfano leader di partito. C'è da dire, Mentana quando ti vuol prendere per il culo è cattivo. Rischia un po' quella... Visto l'esito delle elezioni, è iniziata una riflessione interna dei vari partiti. Berlusconi si è detto pronto al dialogo con Salvini. Se Salvini gli concede la leadership. Mentre Matteo Renzi si è detto pronto al dialogo con Pisapia. Se Pisapia tace. Esatto. Alfano si è detto... A volte vedi. Diamo a Cesare. Alfano si è detto pronto al dialogo con i suoi. E si è chiamato al telefono. Sì, è lì che continua a chiamare, ma trova sempre occupato perché si chiama da solo. Pronto, sono Alfano, mi sentite? No, perché non c'è nessuno occupato? Alfano, bisogna almeno essere in due per chiamarsi. No. Tra l'altro, Floris, ci piace dire che il partito di Alfano avrà tanti difetti, ma è l'unico partito dove non ci sarà mai una scissione. A meno che lui non si tagli un braccio. In ogni caso, e qua arriviamo alle denunce, è stata una settimana elettorale intensa in tutta Europa. Sì. Non si è votato solo in Italia, ma anche in Inghilterra e in Francia. Dove Macron ha fatto incetta di voti con il suo grande movimento. Dottor Floris, Macron piace a tutti, eh?
anche in Italia. Sì, 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 piace sì. a tutti, piace a Renzi, soprattutto piace a Berlusconi. Tanto, tanto. Secondo me è anche un po' merito del suo slogan, che è En Marche, cioè in marcia. Si sa che a Berlusconi le marcione sono sempre... Oddio! Le marce grandi, ecco. Le marce marcione. Nel frattempo c'è da registrare anche un fatto negativo. L'intesa a quattro sulla nuova legge elettorale è miseramente fallita. Sì, è colpa dei franchi tiratori. Che però in questo caso sembravano un po' più un plotone d'artiglieria. Beh, sì. Più che qual... In sostanza, alla proposta del sistema tedesco, il Parlamento ha detto... Auf Wiedersehen! Che tradotto in termini strettamente politici significa... Risultato. Paro, paro. Niente legge elettorale, niente elezione anticipata, niente campagna elettorale in autunno. E sapete questo cosa vuol dire? No. Tu dici che a settembre, Floris... Ricomincia quei servizi sul sedano rapa e sui microbi del cocomero? No! No! Vabbè. Vi lasciamo con una notizia di economia. Niente di fatto all'asta per i diritti televisivi della Serie A. I diritti della Serie A restano liberi per trasmettere le partite, quindi sono ancora in vendita. E noi, già che siamo qua... Giusto appunto, noi ci permetteremo di suggerire... Presidente Urbano Cairo. Che noi salutiamo e baciamo anche tutta perché la famiglia. Perché non li compra lui? Cioè, uno, perché sarebbe bello vedere la Serie A al posto di Floris. E l'altro motivo è che per la prima volta, finalmente, a comprare le partite sarebbe uno del Toro. Vabbè. Bene. Siamo giunti alla fine, la nostra ultima puntata di martedì, sono stati tre mesi belli, pieni di soddisfazioni. Anzi, posso dire, sì. Ora, seriamente, il nostro ringraziamento va ovviamente al pubblico di La Sette e questa volta l'applauso lo facciamo sì, noi. Grazie, grazie davvero. C'è una persona in particolare che dobbiamo ringraziare, prima di tutto Urbano Cairo che ci paga, ma un po' di meno Giovanni Floris che ci ha scelto, è stato lui a volerci qui, quindi grazie. Giusto, allora noi... Vorremmo dedicare a Giovanni Floris quest'ultimo sentito omaggio. Vai, prego, una cosa cantata, velocissimo. Un po' più umore. Vespa, Gruber, Telese, Porro, Iacona e Formigli. L'annunziata, nessuno mai ci invita, tranne te. Grazie, Jay Floris, ci inviti qui da te a sparar battute, ti spertichi in applausi e in risate, anche con quelle che fanno cagare. Grazie ancora, che inviti sia Di Maio che Salvini, ci fai sentire un po' meno cretini, a fare i salti in banchi lì da te. Allora, torniamo in noi. Marco Travaglio, buonasera, benvenuto. Avete visto, intuito che ci sarebbe stato lui. Allora, Marco. Buonasera. Parleremo della sconfitta dei 5 Stelle e il ritorno di Berlusconi, ma il fatto di oggi è che Renzi, dopo un giorno di pausa, ha parlato, intervistato a Massimo Giannini, che ora ci raggiungerà a Repubblica.it. Che impressione ti ha fatto? Beh, ha raccontato una serie di bugie mica da ridere, tipo che gli italiani il 4 dicembre hanno rifiutato la democrazia decidente, come se ci fosse mai stato chiesto se volevamo decidere. Per la verità ci avevano chiesto se volevamo rinunciare al diritto di voto per eleggere i senatori e gli abbiamo risposto con una pernacchia, quindi abbiamo chiesto una democrazia decidente nel senso che sia il popolo a decidere, cioè a scegliersi tutti i propri rappresentanti al Senato e alla Camera. E questi ancora non ci sentono, perché ancora la settimana scorsa avevano taroccato il modello tedesco infilandoci vari trucchetti. Però, per aspetta, nominarsi Marco, i loro rappresentanti. Facciamo punto per punto. Punto per punto. Allora, qua lui dice, guardate, voi ve la ricordate la campagna che avevo fatto ieri, era tutto un discorso legato, lui dice il combinato disposto, lui dice riducevamo le camere da 2 a 1 e in più era collegato l'Italicum che sì è stato bocciato ma perché era pensato su una camera, dice la filosofia era quella di arrivare a un voto secco, o Renzi o Grillo o Renzi o Berlusconi. Cosa che Giannini gli ha detto non è vero, lui ha insistito, però il punto di Renzi era tutto un filologico. No,
Era un filo illogico, intanto perché non è vero che aboliva il Senato. Lo riempiva di sindaci e di consiglieri regionali nominati e per lo più inquisiti. Non è vero che lo aboliva. Se l'avesse abolito, gli italiani lo avrebbero ringraziato e non lo avrebbero bocciato al 60%. Quanto alla legge elettorale che prevedeva quel ballottaggio unico al mondo nella storia fra le liste a livello nazionale e non fra i candidati nei collegi, glielo ha bocciato la Corte Costituzionale, perché questi che si vantano di essere i professionisti della politica, quelli bravi, quelli capaci, non come i grillini, bene, non riescono a scrivere una riforma che stia in piedi e che sia legittima e che sia legale, allora, e che sia costituzionale. E quindi gliel'ha bocciata la Corte Costituzionale. Altro punto di cui ti chiedo, perché interessa anche un po' il tuo giornale, che ha approfondito per lungo tempo l'inchiesta Consip, mentre le altre testate ci facevano fanno meno caso, diciamo. Lui dice, ma vi rendete conto, si sta parlando di un'inchiesta in cui qualcuno ha falsificato delle prove contro di me, ero capo del governo, come potreste chiamarlo, sottintendendo, se non colpo di Stato? Beh, voglio dire, anche qui dovrebbe chiedergli il copyright Berlusconi, perché il primo a paragonare le inchieste su di lui a colpi di Stato e altre sciocchezze fu proprio il Cavaliere. Quindi Renzi arriva secondo anche stavolta. Dopodiché nessuno ha taroccato prove su di lui per la semplice ragione che Matteo Renzi non è indagato. È indagato suo padre, è indagato il suo braccio destro Lotti, sono indagati i suoi amici Vannoni, Marroni, due generali, Saltalamacchia e Del Sette, anche loro amici suoi, che si accusano fra di loro. Quindi è tutta una partita fra renziani. Sono renziani gli accusatori e sono renziani gli accusati. Quindi lui la racconti giusta, prenda posizione, ci dica finalmente, non al telefono di nascosto con suo padre, ma davanti alle telecamere, che cosa pensa delle attività che suo padre ha fatto presso la Consip, come dice il suo amico Marroni, per raccomandare l'imprenditore Romeo e un altro amico degli amici di Verdini, e scelga a chi dobbiamo credere, ci dica a chi dobbiamo credere. Se dobbiamo credere a Marroni che fa le accuse, allora per favore faccia dimettere Lotti e gli altri. Se dobbiamo credere agli altri, allora per favore faccia dimettere allora, Marroni. Lui di questo dice, figuratevi se io allo stesso posto, e lui parla di golf. Allora lui facile. Dice, figuratevi se io mi interessassi di questo caso facendo dimettere qualcuno, cosa si direbbe? Ma ci torneremo, Marco, perché con te ora cerchiamo di fare un po' l'indice dei temi che affronteremo. Grillo ha perso. Ha straperso, ha dimezzato i voti, è passato dal 20 al 10%, quindi ha preso una scoppola sonorissima, come gli capita sempre ad elezioni alterne, ne vince una e ne perde un'altra. Ha vinto le politiche, ha perso le europee, ha vinto le amministrative dell'anno scorso e ha perso le amministrative di quest'anno. Se questo gli può essere di buon auspicio, potrebbe darsi che abbia qualche chance per le politiche. Per la legge dell'alternanza. Però deve cambiare molte cose. L'errore principale di Grillo è stato quello di perdere il contatto con l'elettorato perché decide troppo da fuori, è stato quello di selezionare male i candidati perché poi alla fine sono talmente nuovi che uno non sa neanche chi sono, è stato quello di diventare troppo di sistema cercando di accreditare Luigi Di Maio come possibile premier? No, io non credo a queste cose. Io credo che Grillo abbia pagato alcuni gravi errori e alcuni grossi meriti, che non portano voti, anzi ne fanno perdere. Gli errori sono, Palermo l'hanno persa, almeno il ballottaggio, per lo scandalo delle firme false, colpa loro. Parma l'hanno persa arrivando al 3% dopo averla vinta 5 anni fa, perché invece di coccolarsi il loro primo sindaco di capoluogo lo hanno praticamente spinto verso la porta, non lo hanno espulso come si dice, però lo hanno messo in condizione di andarsene, e la stessa cosa hanno fatto a Comacchio con l'altro sindaco, l'unico dell'Emilia Romagna che è stato confermato al primo turno, era loro, lo hanno buttato fuori. Dovrebbero stare più attenti a non perdere l'argenteria di famiglia. Per quanto riguarda Genova, sappiamo tutti il casino che hanno combinato per una questione di arroganza e di poca democrazia con le primarie rifatte 2 volte per far vincere chi volevano loro, le primarie, poi ha perso
le elezioni, e questi sono gli errori insieme a una caratteristica che conosciamo, e cioè candidare i qui vis de populo, candidare l'uno vale l'altro, no? Perché poi invece non è uno vale uno, vale ma l'uno vale l'altro, vale scelti l'altro a casaccio. Ultimo punto. Quasi sorteggiandoli, mentre i partiti hanno gente più conosciuta. Mentre invece, prego, altre cose che sono costate un sacco di voti ai 5 Stelle sono i loro meriti. Non prendere finanziamenti pubblici per fare campagne elettorali costose che poi portano voti, spesso comprati. Non lottizzare la RAI. Se i 5 Stelle avessero una rete RAI invece di averle lasciate tutte e tre al PD, PD1, PD2 e PD3, probabilmente avrebbero almeno una rete che fa vedere anche gli errori degli altri sindaci, non solo quelli della Raggi e dell'Appendino, quelli veri e quelli presunti, no? Perché gli italiani sono convinti che Roma sia sommersa dai rifiuti come Napoli 10 anni fa. Non beh, è vero niente, non avverso, così, non è vero niente, non è una che bufala. Si respira un'aria ma beh, insomma... Io ti assicuro che quando vado fuori di Roma mi chiedono addirittura se c'è il rischio di prendere delle malattie, come la salmonella o altre allora, cose che capitavano a Napoli flash, e in colera. Ti chiederei, capisci, di stare in 30 quello, secondi, questi Marco. Questi sono... 30 secondi, sì, per dirmi il ruolo di Silvio Berlusconi. La disinformazione conta molto per formare l'opinione pubblica e gli orientamenti degli elettori, non sottovalutiamola. Silvio Berlusconi, come ne esce? Ti chiedo di essere brevissimo. Ma Berlusconi paradossalmente insieme a Salvini ha guadagnato voti, Berlusconi non ne ha persi. È rimasto al suo 8%, perché? Perché li aveva già persi prima, naturalmente. Adesso parlare di vittoria di Berlusconi che sta all'8% fa ridere i polli, però rispetto all'anno scorso non è indietreggiato, forse perché più di così sotto il suo zoccolo duro è impossibile che vada. Adesso si apre una bella partita nel centrodestra, perché la dimostrazione che è stata data da queste elezioni è che c'è un elettorato di centrodestra che forse meriterebbe qualcosa di meglio come rappresentanti, no? Bisogna vedere soprattutto di 80 anni incandidabile, chi li conquisterà. E dall'altra parte c'è un pezzettino di centrodestra che non lo rappresenta tutto. Benvenuto a Marco da Milano. Vice direttore dell'Espresso, benvenuto, e benvenuto a Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera, oltre a Mario Giordano, direttore del TG4. Buonasera Giordano, cominciamo da lei. Ha ascoltato oggi, è tornato, ha parlato Matteo Renzi, come stavamo dicendo. Che impressione le ha fatto? Ma mi ha fatto l'impressione del solito Matteo Renzi che dopo essersi nascosto un giorno dietro i terremotati torna fuori e fa come al solito un po' il venditore cercando di vendere il suo risultato come un pareggio, quando è difficile parlare di pareggio quando il centrosinistra è in testa solo in 6 dei 25 comuni e va al ballottaggio in 45 dei 140, quindi insomma rispetto alle precedenti elezioni è complicatissimo dire, però si vende il pareggio. È un po' bugiardo perché sostiene di non aver mai voluto le elezioni anticipate e anche questo fa parte della cosa. Mescola come sempre alcune cose vere, tipo quando dice che non bisogna considerare Grillo morto, perché questo secondo me è il vero punto di vista, e poi tenta di salvarsi con l'azzardo, anche qui secondo una sua costante, cercando di aprire a Pisapia che potrebbe essere il suo rottamatore del rottamatore, e quindi è il solito Renzi, un po' bugiardo, un po' venditore e un po' azzardo, rischiosamente azzardo. Travaglio, questa immagine di Pisapia rottamatore del rottamatore, il vecchio che mangia il nuovo? Non credo che Pisapia abbia il peso specifico per poter rottamare nessuno, insomma, noi abbiamo fatto un sondaggio la scorsa settimana su chi potrebbe essere il leader di una formazione di sinistra, alla sinistra del Partito Democratico, se mai avvenisse un'unione tra questa galassia di decine di sigle, e insomma i primi che sono venuti fuori dalla politica sono Saviano, Rodotà, dentro la politica Bersani. Pisapia è dato alla pari di tanti altri, Peones, Speranza, eccetera, quindi insomma credo che sia un fenomeno mediatico Pisapia. Allora, prende tanti doveva voti entrare successivamente, ma pubblico, come negargli, prego, le urne poche. Benvenuto Giuliano Pisapia, si accomodi. Come negargli una risposta prima dell'ascoltare altro? Marco da Milano, che impressione ti ha fatto oggi Renzi?
Ma quello che mi impressiona in questi giorni è che un po' tutti i leader sono chiamati a cambiare strategia, Renzi più degli altri, perché si è intestato più strategie, più tattiche negli ultimi giorni. Sono successe due cose molto importanti: la bocciatura della legge elettorale, oggi è stata inviata dopo i ballottaggi per dire come le cose sono intrecciate, il voto delle amministrative. Renzi una settimana fa era per la proporzionale, oggi torna un po' per il maggioritario, anche se ha detto la cosa che mi amareggia di più è che non si saprà la sera chi ha vinto le elezioni, però ha detto del resto avviene anche in Inghilterra, quindi pazienza. Prima c'era Berlusconi, oggi c'è Pisapia, ma senza D'Alema. E un momento molto confuso in cui tutti sono un po' in contraddizione con se stessi. Grillo era per il reddito di cittadinanza, oggi è contro i Rom. Berlusconi è un po' con la Lega, un po' con Renzi. Salvini ha abbandonato la Le Pen come un cane morto, è tornato al Partito del Nord. Insomma, sono tutti un po' in contraddizione con se stessi. Massimo Franco, hai anche tu questa impressione? Beh, l'impressione è che non ci sia un baricentro e che in realtà Renzi, che pensava di esserlo ancora, non lo è più da tempo, e in qualche modo con il fallimento del patto sulla riforma elettorale si è visto chiaramente che oggi il PD è solo uno dei protagonisti. Per quanto riguarda l'intervista a cui facevi cenno di stamattina, io ho la sensazione che semplicemente Renzi non sappia ancora bene cosa fare, aspetta i ballottaggi, è costretto a aspettare i ballottaggi. C'è una spinta oggettiva da parte dell'elettorato, che è abituato a votare con il maggioritario, a creare coalizioni. La mia sensazione però è che né il centrodestra né il centrosinistra oggi sono in grado di fare questo, e credo il Movimento 5 Stelle sia ancora molto favorito rispetto alle elezioni nazionali. Marco Travaglio, ora poi arriveremo a parlare di centrosinistra con Giuliano Pisapia, ma Marco Travaglio, hai... Diceva da Milano, è un momento in cui tutti inseguono gli avvenimenti, cambiano la strategia in base a quello che succede, e quello che succede non dipende da loro. Tu hai già seguito, dicevamo anche prima, l'intervista a Matteo Renzi, hai questa impressione per quel che riguarda il centrosinistra? Ma non è una novità che Renzi insegua gli eventi. Renzi ha un modo di fare politica che è molto simile a quello di Berlusconi, anche proprio perché annusa sempre i sondaggi, annusa l'ultima impressione, sente l'ultima persona con cui ha parlato. Io non ho mai visto un grande baricentro. Se vogliamo parlare di contraddizioni, beh, insomma, ha proposto tutti i mesi dell'anno come data per le elezioni anticipate, oltre a proporre il 2017 e il 2018. Ha proposto tutti i sistemi elettorali esistenti al mondo, nessuno escluso. Non so, francamente, penso che abbia ragione Massimo Franco quando dice che dal 4 dicembre, quando ha preso quella scopolona, ancora non si è riavuto, è piuttosto sbalestrato, ecco, vive alla giornata, piccolo cabotaggio. Mario Giordano, l'ultimo elemento da inserire nel nostro percorso, e poi arriveremo anche a Grillo e 5 Stelle, Silvio Berlusconi riacquista un ruolo grazie alle elezioni amministrative, o queste registrano solamente una sua crescita che aveva, e quanto viene messo in difficoltà dalle nuove voci di che lo accostano alla mafia dopo l'intercettazione di Graviano? Dal punto di vista politico non ci perdiamo nello specifico. Ma io credo che un ruolo Berlusconi ce l'abbia sempre avuto. Quello che emerge chiaro da queste elezioni è che nel popolo del centrodestra, se vogliamo chiamarlo così, l'indicazione è chiara, cioè è quello di una lista, di un partito unico, di una lista unica, come sta dicendo qualcuno, comunque di una alleanza forte di centrodestra, che quindi va un po', come dire, in contraddizione con quello che sono state le scelte invece degli ultimi mesi. Però questa mi sembra la centralità di Berlusconi. Credo che al di là appunto delle accuse, a cui non è certamente nuovo, anzi tutte le volte che la sua centralità, cioè le accuse riarrivano, quindi non è sicuramente quella novità,
secondo me il dato rilevante è quello, cioè che sulla base territoriale, dal basso, nei comuni, l'indicazione è chiara, cioè il centrodestra governa insieme, fa scelte dal basso insieme, allora. E questo se ne potrà tenere conto nelle scelte nazionali oppure no? Questa è la domanda. Allora, leader di campo progressista, Giuliano Pisapia, intanto immagino le voglia replicare a Marco Travaglio, che non vede un suo peso particolare nella lotta. So di non essere molto simpatico a Travaglio da sempre, però vorrei ricordare, se non ho letto male, proprio il foglio, dopo Bersani c'era il nome di Pisapia, forse era un mio omonimo, forse, nel sondaggio rispetto ai leader possibili del centro-sinistra. Del resto stimo così tanto Bersani che mi va benissimo stare dietro Bersani. È uguale, poi vive di controbalzo. Prego Travaglio, quale critica puoi muovere a Pisapia, con il quale ora parleremo della strategia del centro-sinistra? Ma fermo restando che il mio giornale è Il Fatto e non Il Foglio, io non ho alcuna antipatia nei confronti di Pisapia, che è una persona amabilissima e credo personalmente lo ritengo anche una persona per bene. Non riesco a capire come possa dare una svolta alla sinistra o al centro-sinistra, essendosi espresso su tutte le scelte più importanti fatte negli ultimi mesi da Renzi, alla stessa maniera di Renzi. Persino Bersani, D'Alema, Speranza hanno votato no al referendum. Pisapia ha detto che bisognava votare sì. Francamente, non credo che ci sia bisogno di belle copie o di copie comunque di Renzi. Prego, Pisapia. Vorrei dire che io ho dimostrato coi fatti di aver fatto cose di sinistra. Credo di aver governato Milano e tutti dicono che Milano, anche a livello di coalizione e di mantenimento degli impegni rispetto al tema dei diritti, ai temi della sinistra, al tema sociale, all'assistenza ai soggetti più deboli, ha dimostrato, non a parole me ne fatte. Poi, a parte il referendum, io dico che ho votato sì perché ero convinto che non incidesse, come non incideva sulla prima parte della Costituzione, e che seguiva alcune indicazioni dei padri costituenti. Poi ho criticato quella legge per come è stata fatta, perché non si è cercato un'alleanza più larga, ma in ogni caso questo è superato. Ma su tutte le altre cose io sono stato critico, ma forse legge proprio solo Il Fatto Travaglio, perché ci sono fior fiori di interviste, allora. Fior fiori di interviste in cui io dico a Renzi di guardare un po' a sinistra e non guardare a destra, di smetterla, ora Marco, con le mediazioni, col centrodestra, ma di cercare mediazioni. Allora Marco, ora ti ridarò la parola per replicare. Ma no, però non vorrei fare un guetto con No, parliamo Travaglio. Tutti, abbiamo qua fior di stampa per intervistarla. Una domanda gliela faccio io. Sembrava che Renzi andasse verso, col proporzionale, guardasse verso il centro e che Pisapia fosse quei poverini che stanno là a sinistra, sono pochi. Adesso salta il proporzionale, si riparla di centrosinistra e dice io voglio parlare con Pisapia. Lei si sente come usato dal leader del Partito Democratico o si sente utile alla causa del centrosinistra o pensa di essere un'alternativa a Renzi per chi si sente di centrosinistra o pensa di essere una componente di un largo centrosinistra di cui fa parte anche Renzi? Io innanzitutto, secondo me è giusto dirlo, non dico che mi sono offeso perché non sono un tipo che si offende, perché non si può passare da un'ora all'altra da Berlusconi a Pisapia. Questo è il primo punto di partenza, perché credo di aver dimostrato nella mia vita professionale e nel mio impegno politico, mantenendo la netta distanza tra la professione politica, che ho sempre non solo votato, ma mi sono sempre battuto contro la legge persona e contro. Però uno come Renzi le direbbe vabbè, però no, io cerco te. Infatti, aggiungo una seconda cosa, che bisogna smetterla di dire, sono io il primo a dire basta rivolgersi a Pisapia. Io faccio parte integrante di un progetto molto ampio che si sta impegnando a livello di territorio di base con le tante realtà per un programma alternativo sui contenuti. Io credo che la discontinuità di metodo e di merito l'avrò ripetuto centinaia di volte. Ma lei è un'alternativa o è complementare a Renzi? Uno prende lei o prende lei e Renzi? No, noi stiamo facendo, ecco già questa differenza, non parlo di me, parlo noi.
stiamo facendo un progetto che in questo momento è purtroppo alternativa al Partito Democratico, perché la maggioranza del Partito Democratico non ci ha dato una risposta, quella di cercare da di Milano. Costruire insieme. Allora, vi chiedo di essere sintetici, così faremo molte domande. Da Milano, prego. Allora, due domande. La prima, quanto è largo questo noi? Perché è un noi che in alcune versioni sembra andare da Bruno Tabacci a Fradoianni. Prima domanda. Seconda domanda, oggi anche Renzi ha subito affiancato al suo nome quello di D'Alema. Ha detto Pisapia va bene, D'Alema no. Ci è mancato solo che dicesse, come diceva Berlusconi di Prodi, diceva è la maschera di D'Alema. Pisapia è la maschera di D'Alema. D'Alema dice bisogna sconfiggere Renzi perché è il principale ostacolo per la formazione del centrosinistra. Lei la condivide questa cosa o no? Ma io credo che bisogna recuperare gli oltre 3 milioni di elettori che il Partito Democratico ha perso. Bisogna cercare di riconquistare con una svolta politica ben precisa i milioni di persone che hanno votato centrosinistra e hanno votato 5 Stelle e adesso sono poco contenti delle ultime decisioni dei 5 Stelle, e questo per me è l'obiettivo principale. Il secondo punto fondamentale, guardate, io ho contrastato le leggi ad persona. Pensate se io posso essere, cosa che ho trovato lo stesso giorno in uno stesso giornale, 2 pagine di differenza, stampella di Renzi o stampella di D'Alema. Non è possibile, io non sono la stampella di D'Alema, fa parte di D'Alema. Ecco, lei si fa dire con chi va in giro o no. Renzi dice, Pisapia sì, D'Alema no, lei lo accetta? No, io credo, ho parlato con D'Alema come parlo con tutti, lui ha una visione diversa dalla mia. Io sono convinto che in questo momento c'è bisogno di un nuovo centrosinistra molto più aperto, molto più ampio, che sappia essere in discontinuità, ma sappia con questo centrosinistra di questi anni, dovuto forse ai numeri parlamentari, e soprattutto con la capacità di non essere un'alleanza elettorale, ma sia un progetto che vada al di là. Mario Giordano su Pisapia, poi Massimo Franco e Travaglio, prego. Che cos'è campo politico? Me lo spiega a un ragazzo di campagna in parole semplici. Con poche parole semplici. Prego, Pisapia, Massimo Franco Travaglio. Siamo coloro che stanno cercando di mettere insieme tutte le reti locali che sono state capaci di organizzare un centro-sinistra veramente capace di dare una svolta nel campo della politica, sia nella vivere la politica non come professione ma come servizio, e di cui stiamo costruendo il programma. Io credo che la cosa fondamentale sono le cose che diremo, i contenuti Franco. Che diremo e su cui stiamo lavorando. Posso aggiungere una cosa velocissima? Sì, che i contenuti che li stanno costruendo, proponendo 270 officine delle idee in tutta Italia e anche in Europa, italiani che vivono e lavorano in Europa, che sono costretti a vivere e lavorare in Europa, e nel contempo però anche degli esperti che possono dare dei suggerimenti. Massimo Franco e Travaglio, facciamoli in una dopo l'altra e poi risponde Pisapia. Prego Franco. Ma la domanda è questa: intanto, se lei non teme di fare un'operazione che ambisce ad unire, invece rischia di dividere ancora di più la sinistra. E la seconda cosa, voi adesso il 1° luglio farete una manifestazione a Roma, Piazza Santi Apostoli, ci dirà chi sarà sul palco con lei, ma è chiaro che di fronte ad un appuntamento elettorale ci dovrà essere un'evoluzione, perché poi ci dovranno essere alleanze per governare. Allora, io vedo grumi di incomunicabilità e di risentimento tra quel suo movimento partito in embrione e il PD. Lei non pensa che alla fine occorrerà qualcuno che non è né lei né Renzi che raccolga questi frammenti grossi e piccoli, allora, e riesca a riconciliarli? Tenga la risposta, non bastate in due, serve sempre un terzo che sia fuori dal giro. Marco Travaglio, prego. Io temo che prima o poi Giuliano Pisapia dovrà sciogliere il nodo che si chiama Renzi, perché limitarsi a dire l'ho invitato più volte a guardare a sinistra è una bellissima esortazione, ma Renzi è Renzi, ha tanti difetti ma non si nasconde, si è appena fuso con Alfano per far vincere Leo Luca Orlando a Palermo nascondendosi. Ha un idem sentire ormai su quasi tutto, vedi l'ultima votazione sui voucher addirittura con Forza Italia e con la Lega con Berlusconi.
dirgli ogni tanto guarda un po' a sinistra mi sembra riduttivo. C'è una vastissima Italia che il nostro sondaggio ha calcolato intorno al 12-15-16% che si riconosce nella sinistra ma che non può sopportare Renzi, non per antipatia personale ma perché proprio si ritiene alternativa alle sue politiche. Allora, al suo modo di concepire, partiamo da questa, se lei è d'accordo, di Travaglio, e poi la risposta. Come può pensare di liquidarlo dicendogli di voltarsi ogni tanto a sinistra? Allora, dice Travaglio, no, ma che altro vuole da Renzi perché le dica chi è? No, io ho una provocazione come quella di passare da un'ora all'altra, da Berlusconi a Pisapia, ho risposto con un'altra provocazione, sapendo perfettamente che purtroppo finché ci sarà una legge elettorale proporzionale le primarie non si fanno e non si faranno. Però l'ho sfidato perché le persone che mi seguono vogliono proprio una sfida sui contenuti, però non sulle persone. Questa è la differenza sostanziale. Lui ha fatto delle leggi che io non condivido, che le persone che lavorano con me non condividono, delle modalità. Io dico, lasciamo perdere il personalismo. Cerchiamo di vedere sui contenuti e sfidiamoci sui contenuti. Nel contempo però, questo è importante, sto lavorando a un progetto autonomo e indipendente di sinistra e di centro-sinistra. Però lui dice sì. Franco, ma non è che dovrete trovare alla fine un terzo? No, lo capisco perfettamente. In un'inflazione dei nomi. Io ho cercato, io l'ho fatta a Milano, ho messo insieme una coalizione che andava da Rifondazione Comunista al Partito Democratico. Non l'ho fatto volontariamente, nel senso che mi è stato chiesto, girando l'Italia, di cercare di unire dei mondi diversi che in questi anni, per i numeri parlamentari, per tanti motivi, per il personalismo, per la demagogia, si sono scontrati anziché cercare punti in comune. Ce la farò, se non ce la faccio non ho nessun problema, no, ma se qualcun altro ce la fa... Chiedevo un'altra cosa, sì. Chiedevo se alla fine, se voi doveste alla fine... allearvi con il PD, chi è in grado di far alleare il suo partito col PD? Non ci sarà bisogno di qualcuno che non sia né lei né Renzi, sì. Che in qualche modo faccia da mastice, perché altrimenti questi contrasti non saranno superati e vi avviate alla sconfitta. Ci vorrebbe una personalità che, non faccio nomi, che ha vinto contro il centrodestra unendo la sinistra, se non volevo farla io per correttezza nei confronti. Quindi di Prodi potrebbe essere quella personalità che unisce. Beh, ci vuole una persona PD al di sopra delle parti. Io, rispetto a mondi anche diversi, ero e sono considerato al di sopra delle parti. Probabilmente, rispetto forse a quello che appare sui giornali, ma che è diverso dalla realtà, io non appaio e mi rendo conto che adesso sono in una situazione molto, molto delicata. Da una parte. Sono molto delicata. Io però sto dalla parte, diciamo, che vuole che si facciano concretamente. Ma mi scusi, Prodi, ecco, anche come candidato a Palazzo Chigi? Ma guardi, se lui fosse disponibile ci metterei la firma, ecco, però mi sembra che lui non sia disponibile. Finiscono su Prodi, Travaglio, Giordano, un parere volante. E Prodi, la proposta del centrosinistra. Travaglio. Prodi avrà quasi 80 anni quando nascerà il prossimo governo, Prodi avrà quasi 80 anni. Io mi auguro, tanto Prodi ha già detto che non ha nessuna intenzione di fare più nulla se non dare un contributo di idee, ma voglio dire, se una nuova sinistra è ridotta al punto da proporre agli italiani un ottantenne per il prossimo governo, ma a questo punto Berlusconi diciamo che stravince, perché da Milano a breve me, io un po' rifatto nel mostro anche chiedo proprio di essere sì. Lei andrà sabato alla manifestazione della CGIL contro la nuova legge sui voucher? Io credo che sia stato assolutamente sbagliato cancellare il voucher senza avere un accordo con chi aveva promosso un referendum, un referendum con oltre 1 milione di firme per 3 referendum. Allora, quindi su questo assolutamente c'è stato. Ci sarà. Bisognava trovare. Quella piazza fa parte del suo progetto. Quella parte fa sicuramente parte. Io andrò con la CGIL, compresa la segretaria Camusso, a fare un dibattito proprio sulla democrazia nei posti di lavoro, proprio per dare un segnale forte. Giordano, l'idea di Prodi, brevemente un commento e poi vi faccio vedere gli innovatori chi sono, prego. Chiesto che il campo progressista che finisce progressivamente verso Prodi è abbastanza singolare. Io, siccome non credo tanto alla retorica del non mi ha costretto nessuno, mi hanno chiamato, lo spirito di servizio, credo invece, come dicevo
all'inizio che l'onorevole Pisapia abbia un progetto che non so se gli riuscirà o no, ma la proposta delle primarie lo dimostra evidente, perché proporre le primarie a Renzi è come proporre un bagno nell'aglio ad un vampiro. E secondo me Pisapia quello che vuole fare è cercare di rottamare il rottamatore, poi non so se ce la faccio o no, ma io credo allora, che la sua intenzione è chiaro che se lei chiama le primarie contro Renzi chiama a votare tutte le persone che anche hanno votato al referendum, tutti quelli che Renzi non lo amano, non c'è dubbio. E purtroppo, o per fortuna, questo dipende dai punti di vista, molti, tantissimi non amano Renzi e vogliono un cambiamento nella politica del paese a sinistra, quindi quello sarebbe una cosa in ogni caso che potrebbe portare anche a trovare una soluzione. Su Prodi è del tutto evidente, lui ha già detto che non vuole più impegnarsi in politica, si è detto che è una personalità che ha talmente stima nell'ambito del popolo del centro-sinistra che potrebbe essere colui che mette insieme persone che in questo momento sono divise. Innovatori, Lizia Portelli. Tutti innovatori, rivoluzionari, ma qualcosa deve essere andato storto. Renzi insegue il buon vecchio Pisapia, rielegge Orlando, sindaco dal 1985, e si prepara a sorridere a Bersani pur di stare a galla. Matteo Salvini si allea col sempiterno Silvio Berlusconi, in campo dal 94, quando lui aveva 21 anni e le basette lunghe. Beppe Grillo è vittima del paradosso, con candidati così nuovi che non li riconoscono nemmeno i loro elettori. E insomma, una settimana fa eravamo pronti al voto anticipato, e invece, per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Allora, benvenuto Matteo Salvini, collegato da Strasburgo, come sta? Buonasera, bene, mi permetto di salutare migliaia di ragazzi italiani, compreso mio figlio, che si stanno preparando al futuro perché hanno l'esame di terza media. In bocca al lupo a Fede, in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Non possiamo che accompagnarla. In bocca al lupo anche da parte nostra. Senta, l'analisi del voto, come sempre, molto diverse, però tutti, bene o male, dicono la Lega è andata bene, la Lega ha vinto, Salvini ha vinto. Lei che giudica? Perché, secondo lei, al di là dei numeri, perché la Lega ha vinto? Ma si eleggono i sindaci, perché i sindaci della Lega cercano di garantire sicurezza, ordine, di tenere le tasse al minimo per i commercianti, di non usare gli autovelox per massacrare gli automobilisti, ma per garantire sicurezza, e perché quello che diciamo facciamo. Faccio due esempi. Uno, ci sono tanti italiani che aspettano da troppi anni una casa popolare, e nelle tre regioni dove governa la Lega, Veneto, Lombardia e da ultimo Liguria, abbiamo stabilito un principio: per avere una casa popolare a Genova devi essere residente in Italia da almeno 10 anni, quindi se arrivi domani mattina ti metti in fila e aspetti il tuo turno, altrimenti l'italiano la casa popolare non la vede più. Allora, se lei dovesse... proprio oggi Luca Zaia e la regione Veneto hanno impugnato il decreto sui vaccini obbligatori del ministro Lorenzin, perché mamme e papà vanno aiutati a capire, vanno informati, non vanno né minacciati né multati. Io i miei figli li ho vaccinati, ma ci sono troppi bambini che sono rimasti vittime di disastri dopo le vaccinazioni, quindi neanche in Unione Sovietica si imponevano 12 vaccini obbligatori ai bambini. Allora, bisogna evitare, di questo ora parleremo, ma bisogna informare senza obbligare. Di questo parliamo, non dobbiamo perderci nei vari rivoli delle domande politiche. Va detto che la vaccinazione obbligatoria non è tipica dell'Unione Sovietica, è tipica di tutti i paesi che vogliono debellare i morbi di cui la vaccinazione si occupa. Ma in Europa siamo gli unici a imporre per legge 12 vaccini, alcuni dei quali sì, il numero non è alto, approfonditi fino in fondo. Sì, questo è il discorso, diciamo, approfonditi tutti. Il punto è che siamo pure gli unici che quando si parte agli Stati Uniti d'America bisogna vaccinarci contro il morbillo. Questo non succede nei paesi... Però aspetti, Salvini, la domanda che le farei è... Lei ha detto molte cose che attirano, no, verso il voto, ma se lei dovesse trovare la sostanza profonda del messaggio della Lega, la Lega piace perché? Perché è legalità, perché è sicurezza, perché è reazione alle cose che non vanno. Qual è la qualità che l'ha portata ad avere un buon risultato alle comunali? Perché un sindaco chiedi risposte concrete, non chiedi filosofia politica, la legge elettorale.
chiedi che gli autobus funzionino, che le scuole materne funzionino, e mediamente dove c'è un sindaco della Lega la città e la comunità va avanti dritta. Faccio un esempio di vita reale. Regione Lombardia e Regione Veneto danno un contributo di 400 euro al mese a migliaia di mamme e papà che dopo la separazione o il divorzio perdono la casa o perdono il lavoro. Quindi allora, invece di pensare di regalare soldi a tutti, c'è una nuova forma di povertà che è quello dei divorziati, a cui noi diamo dei soldi, non delle promesse. Allora, altro tema che lancio là, poi lo vedremo. Bisognerebbe vedervi alla prova con la Calabria, con la Sicilia, perché poi le fa sempre esempio di regioni che bene o male sono sempre state bene. Lombardia, Veneto, Liguria non si sono mai trovati in difficoltà. La domanda che le faccio è, le dà una spiegazione a livello locale, naturalmente, i sindaci governano bene e quindi veniamo votati. Che valore hanno a livello nazionale? Perché là subito parte il problema. Secondo lei, a Berlusconi conviene allearsi con voi o con Renzi? Conviene, non cosa gli piacerebbe fare, ma cosa gli conviene fare? Chiedetelo a lui, penso che voglia continuare con le alleanze che stiamo portando avanti in centinaia di comuni e nelle tre regioni di cui parlavamo. Il bello di questo voto amministrativo comunque non è solo che la Lega è primo partito a Genova e ha preso tanti voti in Lombardia, in Veneto o ad Alessandria, ma che per la prima volta abbiamo preso l'8% a Sant'Eramo in Colle, in provincia di Bari, l'8% a Guidonia, il 10% alla Dispoli, il 5% a Mondragone in provincia di Caserta. Non voglio fare la cartina geografica dell'Italia, ma quando Bossi mi diceva fregatene di quello che accade in mezza Italia e nel resto del mondo, io gli dicevo no. Perché se c'è un'ingiustizia che mi chiama ad andare in Puglia, in Sardegna o in Sicilia, è mio dovere andarci. Senta. E tornerò anche all'Aquila per il ballottaggio all'Aquila, perché è una città che merita tanto. Matteo Salvini, la chiamata a Berlusconi, vi siete sentiti dopo questo risultato? No, spero che ci vedremo in una delle tante piazze per parlare agli italiani da qui a domenica 25 giugno. Perché io non voto perché sono milanese, i suoi ospiti in studio probabilmente non votano perché sono romani, solo un matto può chiamare 9 milioni di italiani a votare domenica 25 giugno con le scuole chiuse, con 40 gradi all'ombra, però è così importante quel voto che io spero di incontrare tutti gli alleati, Berlusconi compreso, a Genova, a Spezia, a Verona, a Padova, a Monza o a Como. Comunque si voti, è sempre giusto votare. Senta, sa qual è la differenza tra lei e Berlusconi? È che Berlusconi può scegliere con chi allearsi, lei no, perché Grillo non vuole allearsi con la Lega, il PD non ne parliamo, lei c'ha solo Berlusconi, o accetta le regole che metterà Berlusconi, oppure che fa da solo? Ma guardi, per me non è uno svantaggio, la coerenza in questo momento è merce rara, la normalità è merce rara. Chi sceglie la Lega, chi sceglie Salvini, non sceglie qualcuno che dopo il voto deciderà se allearsi con Grillo, con Renzi, con Alfano, con qualcun altro. Chi sceglie Salvini sa che sceglie il centrodestra e sceglie l'alternativa sia a Renzi che a Grillo. Quindi per me è un vantaggio avere le idee chiare e non avere il piede in tre scarpe. Però un centrodestra dirlo è una cosa, immaginarlo è una cosa diversa. Lei se lo immagina guidato da lei, probabilmente Berlusconi se lo immagina guidato da lui. È facile mettersi insieme per una regione o per una piccola città. Mettersi insieme per guidare poi un paese, là dovrete decidere cose importanti. Ad esempio, l'euro è la moneta italiana o non lo è? Guardi, io sono a Strasburgo. Salvini al governo con qualunque ruolo, e non sto qua a fare la squadra di calcio, chi fa l'allenatore, chi fa l'attaccante, chi fa il difensore. A me interessa portare avanti i nostri progetti, non la mia faccia. Io darei l'ultima possibilità all'Europa di cambiare tutti i trattati qua dentro, in questo palazzo, i trattati che riguardano l'agricoltura, la pesca, le banche, il commercio, il turismo, l'immigrazione. Oggi sono usciti i dati dal 1 gennaio di quest'anno, 1800 morti annegati sul fondo del Mar Mediterraneo e l'Europa non ha mosso un dito. O l'Europa cambia e ha un senso continuare a pagarla, oppure gli italiani devono tornare a fare gli italiani. Senta, io non voglio ribaltare il tavolo, voglio semplicemente cambiare le regole. Per la moneta vale lo stesso discorso. Ora ne parleremo, tanto arriva Massimo Giannini, Mario Giordano, e avrà modo anche di confrontarsi con lei. Altra domanda, diciamo, propedeutica al dibattito. Lei dice, sì, Grillo è andato bene, è andato male, ma il punto è che queste elezioni le ha perse Matteo Renzi. Perché, secondo lei? Ma perché tutti i sindaci uscenti erano del PD o di centrosinistra. Genova, Spezia, Alessandria, Monza, Como,
Lodi, Piacenza, Lucca, Pistoia. Quindi se non vinci, se in alcuni casi non vai neanche al ballottaggio, come a Verona, evidentemente hai amministrato male. Quindi Renzi la butta in cacciara, dice sì, Salvini ha vinto ma poteva vincere di più, per Grillo è un tracollo. I grillini sono nati non da molto e mettiamoli alla prova dei fatti. Evidentemente quello che stanno non facendo a Roma li punisce a livello nazionale. Però ricordiamoci che chi sta bloccando il paese da 5 anni è Matteo Renzi con il suo partito, le sue correnti e le sue scissioni. Quindi se gli italiani, se i genovesi l'hanno punito, è lui che deve chiedere scuse e possibilmente dimettersi e farci votare anche a livello nazionale. Oggi... non prendersela con Grillo o Salvini. Oggi Massimo Giannini ha intervistato Renzi su Repubblica.it, una lunga intervista in cui Renzi alla fine ha rivendicato ogni scelta fatta, da quella del referendum agli 80 euro, ha detto abbiamo abbassato le tasse, abbiamo creato quasi 900.000 posti di lavoro in più, le clausole di salvaguardia le avevano messi quelli prima e le ho sempre disinnescate. Come lo vede Matteo Renzi alle elezioni che si avvicinano? Non saranno a questo punto a settembre, saranno più, ma sta ritrovando la forza che aveva perso con il referendum? Ma io penso che gli italiani li puoi fregare una volta, li puoi fregare due volte, ma non li freghi la terza volta. Puoi andare su tutti i telegiornali per 4 anni a dire vi ho ridotto le tasse, adesso state meglio e lavorate tutti. Ma se lì in studio da lei non ce n'è uno che quest'anno pagherà meno tasse rispetto all'anno scorso, e Renzi non ti frega più. Quindi la sua occasione l'ha avuta, adesso si faccia da parte, perché risentire la stessa cosa, ci siamo anche stufati. Benvenuto. Abbiamo delle ricette diverse. Allora, benvenuto a Massimo Giannini che oggi l'ha visto. Buonasera, ora arriviamo anche all'economia. Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, Emiliano Alessandrucci, presidente del Colap, sempre con noi, Mario Giordano, il direttore del TG4. Massimo Giannini per Salvini, prego. Sì, intanto una premessa, cioè una cosa in comune con Renzi ce l'ha Salvini, anche il figlio di Renzi oggi faceva l'esame di terza media, quindi almeno una cosa in comune ce l'avete, me l'ha detto stamattina nella chiacchierata che abbiamo fatto. Però a parte questo, io penso che sia interessante questa tornata di elezioni amministrative proprio perché, come avete già detto, ha rilanciato il tema delle coalizioni. La coalizione di centrodestra, la domanda che voglio fare a Salvini è molto semplice. Avete vinto, è vero, poi si tratta di capire chi traina di più e chi viene al seguito tra lei e Berlusconi. È un dato di fatto però che Berlusconi, il giorno dopo il risultato elettorale, ha detto comunque Salvini da Pistoia in giù non esiste. Oggi però noi abbiamo pubblicato un'intervista sul nostro giornale con Giovanni Orsina, che è un politologo esperto della destra, che ha dato una suggestione che io voglio trasmettere per capire lei come la pensa. Ha detto Orsina, la destra resta maggioranza anche nel paese, c'è solo un problema: se si mettono d'accordo Berlusconi e Salvini e ciascuno dei due capisce che per rifare un'alleanza nell'uno o nell'altro si devono candidare a premier, ma devono candidare qualcun altro, loro possono rivincere le elezioni con oltre il 40%. Lei è disposto a fare un passo di questo tipo? Lei fa un passo indietro, lo fa anche Berlusconi e mettete un altro candidato e magari puntate a vincere? Salvini. Ma guardi, l'abbiamo fatto in tanti comuni, pur essendo primo partito da Genova a Verona, lo possiamo tranquillamente fare anche a livello nazionale pur di portare avanti i progetti. Ripeto, a me non interessano portare avanti le facce, a me interessa portare avanti un tipo di progetto. Poi ricordo a Berlusconi che se la Lega e noi con Salvini prendono il 6,5% all'Aquila ed eleggono 30 consiglieri comunali in Sicilia, chi gli passa i bigliettini li deve passare meglio informati. Detto questo, se serve al Paese io non faccio un passo indietro, faccio un chilometro indietro, pur di far valere le nostre ragioni di rilanciare questa Italia. Senta, che è troppo ferma. Lei ha idea, se si rimette con Berlusconi... Lei ha idea di tutto quello che consegue, vero? Ci sono state le intercettazioni del boss mafioso che parlava di Berlusconi, che si era messo d'accordo. L'altro giorno la condanna a Emilio Fede, che sempre in quell'ambito, di quell'ambito fa parte, non di Graviano naturalmente, ma si porta dietro un mondo di problemi giudiziari, di conflitti di interesse che, se anche era alleato con una Lega che anche all'epoca voleva fare, frenò molto il governo di centrodestra. Non le fa paura la storia che Berlusconi si porta con sé? No, perché io rispondo di quello che faccio io, della mia onestà, della mia storia e dell'idea di futuro che ho.
Quindi gli alleati ovviamente sono liberi di fare, forcare, di fare quello che vogliono, però siccome io ho ben chiaro in testa come rilanciare questo paese, le alleanze vengono dopo per quello che Mario mi riguarda Giordano. Le intercettazioni, Emilio Fede, quindi non ho paura di niente e di nessuno. Giordano. Sì, a parte il fatto che anche mia figlia fa l'esame di terza media, no, non beh, vorrei esagerare, faremo... se no non torno a casa se non lo dice. Diciamo in bocca al lupo, in bocca domani al lupo, francese. In bocca domani al lupo a tutti francese. I professori di questi ragazzi, perché insomma hanno un peso non da niente a questo punto. Prego. Esatto. Ho sentito prima da Matteo Salvini delle parole nei confronti dell'Europa che non gli sento dire spesso, cioè che l'Europa si può cambiare. Ecco, davvero da Strasburgo Matteo Salvini mi dice che questa Europa si può riformare, non si rischia di perdere ulteriormente del tempo come si è perso tanto tempo. Pensiamo nei confronti dell'immigrazione, quante volte abbiamo sentito il refrain ci deve pensare all'Europa, ci deve pensare all'Europa, ci deve pensare all'Europa, e l'Europa non è in grado di intervenire. Ecco, davvero pensa di riformare l'Europa o questo è un passo necessario per arrivare a quell'alleanza di cui si stava parlando prima, una di quei passi indietro di cui si parlava prima? Diventa più buono in vista di doversi alleare con Berlusconi, che fa parte dei popolari, della Merkel, tra l'altro. Prego, Salvini. Io sono buono di natura e non cambio idea in base ai sondaggi. Semplicemente dico che se gli italiani daranno alla Lega e a Matteo Salvini responsabilità di governo, non facendo di mestiere lo sfasciacarrozze, l'ultima occasione si dà a tutti, anche ai condannati e agli ergastolani. Quindi io l'ultima fish, l'ultima possibilità di cambiare i trattati, ripeto, che stanno massacrando l'agricoltura italiana, il commercio italiano, le spiagge italiane che qualcuno vuole vendere, io la do. Sono molto scettico sul fatto che a Bruxelles, a Berlino o a Parigi vogliano cambiare, però voglio togliere tutti gli alibi. Voglio dire, io ci metto la faccia e vi do la possibilità di cambiare. Se mi mettono due dita negli occhi, come stanno facendo da 4 anni a questa parte, tanti saluti e meglio soli che male. Allora, un po' di questioni pratiche. Emiliana fare. Alessandrucci, lei rappresenta le partite IVA, cosa chiede a una persona che si propone di governare il paese? Mi aggancio a quest'ultima questione, sì e no Europa, dentro o fuori, no? E volevo capire se Salvini ha anche valutato quale impatto avrà questo sulle imprese e sui professionisti che a fatica stanno cercando invece quei processi di internazionalizzazione, di aprirsi ai mercati, di investire in altri mercati per poter crescere, perché il nostro mercato è troppo piccolo per pensare alla sopravvivenza oggi circoscritta dentro le Alpi. Quindi questa sua idea fuori o dentro, sì, ok per gli immigrati. Ma sa cosa in ballo? Sulle imprese e i professionisti. Salvini, io chiedo parità di condizioni. Come gli Stati Uniti, il Brasile e la Cina mettono dei dazi alle merci che entrano per proteggere le loro imprese, chiedono certificati e chiedono qualità, io pretendo che il Made in Italy sia tutelato in Europa e nel mondo, perché oggi i nostri imprenditori non hanno un aiuto dall'Europa, ma hanno dei vincoli dall'Europa. Che problema c'è? Quantomeno perché non le piacciono? La protezione coi dazi? Perché? Che problema c'è? Si torna indietro di 50 anni. Perché? Se le abbiamo rimosse era perché bloccavano. Oggi noi non siamo un mercato che vende. No, guardi, noi compriamo, riproduciamo e rivendiamo. Le svelo un segreto. Ci sono 52 articoli europei, di cui 28 italiani, protetti dalla contraffazione cinese. Qualcuno qui a Strasburgo vorrebbe togliere anche queste 52 protezioni, vuol dire massacrare il settore del vetro, dell'acciaio, della carta, alla della ceramica, della bicicletta. Tema, io difendo il Made in Italy dall'inizio alla fine. Il Made Giannini. In Italy è l'eccellenza nel mondo, ma va difesa. Giannini, oggi ho seguito l'intervista che hai fatto con Renzi. Lui a un certo punto sulla Consip è stato pesante, ha detto guardate che come li chiamate se si scopre che davvero ci sono stati dei falsi da parte di chi indagava su me e suo padre, come lo chiamate, che intendeva, come lo va chiamato? Ma lui faceva soprattutto riferimento ad una critica che gli ha fatto Giorgio Napolitano a proposito dell'accordo che aveva fatto insieme con Berlusconi, Grillo e Salvini sulla legge elettorale. Napolitano aveva detto quello è un patto extracostituzionale perché fuori dalla Costituzione, perché dietro quel patto c'è l'accordo a fare le elezioni anticipate.
Renzi dice: il vero punto extracostituzionale, quindi contro la Costituzione, nella vicenda Consip, è che ci sono stati due funzionari, forse di più, uno, due, tre, quelli che saranno, dello Stato, che hanno manipolato dei dati per cercare di arrestare il padre di una persona che in quel momento era Presidente del Consiglio. Devo dire che su questo lui non ha affatto tempo. Allora, Salvini, su questo ha ragione Renzi, anche lei sente puzza di... Non esageriamo, possiamo ipotizzare colpo di Stato quando si parla del caso Consip, e poi come arrivò lei all'accordo che poi è saltato? Allora, Consip. Ma innanzitutto non si creano prove inesistenti, e quindi se qualcuno ha inventato qualcosa deve pagarla personalmente. Detto questo, io aspetto ancora da Renzi e dal Partito Democratico e dal Governo la famosa commissione d'inchiesta per capire chi ha fregato milioni di italiani sulle banche, perché lì sì che ci sono alcuni milioni di italiani truffati, e vogliamo nomi, cognomi dei responsabili. Guardi, anche su questo Renzi è d'accordo con lei, perché la vuole fare pure lui. Secondo me non servirà a niente, però la volete fare tutti. La santa inquisizione bancaria, tanto poi sul rogo non ci finisce mai nessuno in Italia, purtroppo. Io a Renzi, cioè, si fanno tante chiacchiere, poi alla fine fatti pochi. No. Sì, ma la differenza fra me e Renzi, al di là dei figli che vanno in terza media, è che lui governa, io no. Io posso suggerire, lui è pagato per fare, per cambiare, per costruire, non può essere d'accordo così. Le faccio un esempio, che arriva in aula domani, un'occasione persa, domani arriva in aula e metteranno la fiducia la riforma del processo in Italia. Perché non arrivano a investire in Italia? I vostri ospiti lo confermeranno. Perché il processo civile dura in media 8 anni. Magari qualcuno ci sta guardando da casa, anche se hai ragione, ma se ti danno ragione dopo 8 anni, se ti rimborsano dopo 8 anni, tu sei fallito, tu sei rovinato. E in questa ora parleremo sempre con Salvini di tutto questo. Non c'è la certezza della pena, non c'è niente. Mario Giordano, puoi scegliere, c'è il tema della legge elettorale, c'è il tema della Raggi che oggi parla di immigrati e Rom come se parlasse uno della Lega Nord. Prego, la domanda per Salvini. Sì, no, permettimi però di dire una cosa su Consip, perché prego. Non è che si possa liquidare tutto con le prove false, che giustamente non si falsifica, quindi vanno condannate, ma lì ci sono delle dichiarazioni di quello che resta, l'amministratore delegato di Consip, che sono delle dichiarazioni forti e che fino a prova contraria non sono smentite. Quindi verissimo. Il liquidare tutto con le prove false, che ripeto, vanno condannate, però non è tutto e solo le prove falsificate, forse c'è anche qualcos'altro da spiegare. Non c'è dopodiché dubbio. Renzi oggi è arrivato a dire, io ho sentito un po' di fretta, ma mi sembra di aver capito che abbia anche detto che lui non voleva andare a elezioni anticipate, che è un po' come se io dicessi che non voglio che il Torino vinca lo scudetto il prossimo anno, cioè una roba che non sta nel poi qua in gioca terra. In casa però è vero, cioè è una roba che non voleva elezioni anticipate, non si può sentire dire, quindi si può dire qualsiasi cosa. A Salvini infatti la legge elettorale poco mi appassiona, invece mi appassiona più l'altro tema, e avevo proprio in serbo questa domanda. Oggi la Raggi ha fatto una svolta sul tema dell'immigrazione, scrivendo al prefetto dicendo basta immigrati, non possiamo più accogliere a Roma. Grillo gli è andata di rincalzo riaprendo la questione dei campi Rom con questo progetto. Ecco, teme una concorrenza su questi temi da parte del Movimento 5 Stelle, o c'è la possibilità di un'intesa su questi temi con il Movimento 5 Stelle? Il problema del Movimento 5 Stelle, della Raggi e di Grillo, che un giorno dicono una cosa e il giorno dopo ne fanno un'altra. La Prefettura di Roma, non troppo tempo fa, ha emesso un bando che prevede 103 milioni di euro per gli immigrati a Roma e provincia. E la Raggi cosa ha fatto? Niente. La Raggi dice sgombero i campi Rom, peccato che gli voglia dare 10.000 euro a famiglia per pagarsi l'affitto e le bollette della luce e del gas. Secondo me è una follia. Il campo Rom lo sgomberi, ma senza regalare 10.000 euro a qualcuno per pagargli l'affitto e le bollette. Non penso che in studio qualcuno abbia le bollette pagate dal Comune di Roma o l'affitto pagato dal Comune. Immagino che più che altro cerchino di immaginare una volta sgombrati dove li portano, credo. Lei dove li porterebbe una volta sgombrati? Guardi Floris, lei dove li porta? La Guardia di Finanza entra in questi campi, ma glielo dico io, quando la Guardia di Finanza entra in questi campi trova più soldi
più oro, più macchine, più orologi e più contanti di quelli che lei, io e l'intero studio abbiamo tutti quanti. Quella è gente che la casa se la può comprare tranquillamente, se la può pagare tranquillamente senza dargli una lira pubblica. Diciamo, sicuramente molta di quella gente se la potrebbe comprare, molta altra no. Quelli lei dove li porta? Ma se sono italiani si mettono in fila per una casa popolare come fanno tutti gli altri cittadini italiani che non hanno le bollette allora, pagate. Confidiamo nel senso di legalità usare i bambini degli, per chiederle degli l'elemosina, molto vuole, semplicemente. Salvini vuole, Salvini. Scusi Salvini, lei vuole il copyright della xenofobia perché... Quando Grillo dice le stesse cose che dice lei... Ma perché lei la non xenofobia? Cosa ha detto ma, di diciamo, xenofobo? La dico in maniera molto... Cosa ha detto diciamo, di xenofobo? No, ma la dico in maniera brutale, cioè... Penso a una società normale, giusta, ma sì, equa. Ho capito. Dove ti no, metti però, in coda e aspetti il tuo turno. Sì, ma questo immaginiamo che non ci si metta. Quello questo che vuoi, rubare dalla mattina alla sera e ti do questo pure dei Questo è giustissimo, soldi. Salvini, sono d'accordo. Io stavo parlando di un posizionamento politico, no? Cioè, Grillo oggi, insieme alla Raggi, ha preso una posizione che è... fondamentalmente leghista, cioè dice le stesse cose che dice lei, senza porsi troppi problemi, come le ricordava Floris, su come si gestisce un annuncio di questo tipo, no? Perché uno può anche dire la differenza fuori è che Roma noi da facciamo. Roma, che facciamo? Li lui mettiamo le dice, nelle camere noi a gas, le facciamo. Giusto toglierli, ma dove li mettiamo? Bisogna, ma no, ma che uno spara uno slogan, deve costruire un ma sistema, guardi, un meccanismo, un metodo, perché sennò è facile. Per Salvini e Alessandrucci, prego. Ma l'abbiamo fatto. A Padova, con le buone maniere, con l'ascolto, senza regalare dei soldi, l'abbiamo risolto. Chi si vuole integrare può stare qua, chi non si vuole integrare, andale. Emiliano Alessandrucci. Non possiamo tenerli tutti in Italia. Per dare un esempio di quanto poi in realtà Salvini può non essere capace solo a identificare i problemi, perché quello diciamo che un po' ci resta facile a tutti. Io volevo provare a discutere invece della flat tax, pagare tutti, pagare meno, ma io non voglio neanche che chi guadagna 500.000 euro ne paga le stesse tasse di quelli che ne guadagnano 50.000. Sono ancora per l'idea che chi più ha più deve contribuire per la crescita di tutti e questo è un principio. L'altro relativo all'evasione fiscale. L'idea è fondata sul fatto paghiamo tutti di meno, così paghiamo tutti di meno. A questo punto, rispetto ai documenti che ho letto, il protocollo sulla flat tax, si dice che invece vengono fortemente inasprite tutte le sanzioni relative all'evasione fiscale al punto di ritirare passaporto e patente. Allora dico, è lo stesso Salvini che vuole chiudere Equitalia perché ha strumenti troppo coercitivi verso l'evasore, perché l'evasore è sempre lo stesso. Salvini. È lo stesso Salvini, assolutamente sì, perché oggi lo Stato a chi produce paga tutto, arriva a chiedere il 70%. Ora, se uno non può pagare il 70% non lo impicco, non lo metto in galera. Il ragionamento della tassa unica, dell'aliquota unica, che funziona in 40 paesi al mondo, che c'è nel programma di Theresa May in Gran Bretagna e di Donald Trump negli Stati Uniti, giusto per citare alcuni paesi, dice io abbasso la richiesta fiscale, chi guadagna 1 milione mi pagherà il 15%, sotto una certa soglia io non chiedo niente a nessuno, a quel punto sì. Se tu mi evadi anche non il 70, ma il 15%, ti metto in galera, butto via la chiave, ti tolgo la patente fino a che non mi dai quei soldi perché mi stai prendendo in giro. Perché magari perché sto pagando oggi gli stipendi dei c'è molta evasione di sopravvivenza, ragazzi. Ma io, esattamente, no, ma la stessa oggi evasione di sopravvivenza lo Stato ci può è il primo ladro, è il primo socio sì, ladro. Dice Salvini, no, dice l'Alessandrucci, anche con basse aliquote ci può essere il problema delle tasse, dice l'Alessandrucci. Lo dico perché noi per esempio abbiamo un'aliquota contributiva, mi faccia parlare, abbiamo un'aliquota contributiva forfettaria del 15%, quindi siamo un micro esempio della flat tax, no? Fino a 30.000 euro. Evasori ce ne sono lo stesso e gli strumenti che utilizziamo sono gli stessi, spesso evadono per poter investire nella propria professione. Allora, il punto è sempre lo stesso, non tutti gli evasori evadono per rubare o per sottrarre denaro pubblico, altri ma vadano per condizioni potersi... di necessità. E questa è prima, posso agganciarci un'altra riflessione velocissima? Molto veloce perché dobbiamo affrontare tutto il problema di Equitalia questo, in un altro modo, prego. Però non può fare 18 domande senza fargli dare una risposta, con tutta la cortesia del mondo. Se no si fa la domanda e si dà la risposta da sola. Allora, spacchiamo le due cose. Prima la risposta di Salvini e poi controreplica, prego. Salvini, prego. Allora, la risposta al fatto comunque, che anche col 15%... Sì.
ma per carità di Dio, evadere se ti chiedono il 70% a volte è legittima difesa. Se non riesci a pagarmi neanche il 15% vuol dire che non sei in grado di fare il tuo lavoro. Vuol dire che io voglio abbassare la tassazione per la sempre meno gente che riesce a pagare le tasse. Quindi pagare meno per pagare tutti. Ma siccome le parole volano, io l'ho messo per iscritto, quello che è questo concetto con i numeri, e lo suggerisco in pubblicità a chi ci sta guardando, www.tassaunica.it, in modo tale che una volta che andassi al governo e non facessi quello che c'è scritto lì, riducendo le tasse, la prima volta che io potrei venire a Di Martedì, chiunque sarebbe titolato a prendermi a pernacchie. Ok, controreplica Alessandrucci, risposta Salvini. E semplificare la vita alla gente si può. Voleva abbinare il rischio, la rigidità delle sanzioni rispetto anche alla sua proposta di alzare invece l'utilizzo del contante, il limite di utilizzo del contante. Perché questo cosa fa in un paese come il nostro, che è propenso per cultura all'evasione e al riciclaggio del denaro proveniente dalla criminalità? Se noi abbiniamo questo sistema dell'innalzamento del contante al rischio evasione, alle sanzioni, diventa un sistema abbastanza incontrollabile che ha al suo interno delle contraddizioni forti. Salvini. Guardi, la differenza è che io mi fido dei cittadini. E in questo momento lo Stato ha sempre ragione e il cittadino ha sempre torto. Perché se io o lei andiamo in banca domani a prelevare dal nostro conto corrente dei nostri soldi, lo Stato mi deve chiedere che cosa ci faccio con quei soldi? Se voglio curare mia mamma e non voglio dirlo a nessuno, pretendo di poter usare i miei soldi senza che il lo Stato fichi il naso. Piccola pausa con il mio e conto da qua corrente. Ripartiamo. Questo succede in paesi moderni. Piccola pausa e da qua ripartiamo. Senatrice del Movimento 5 Stelle, benvenuto Maurizio Costanzo, che tutti conoscete, inutile dirlo, il Maurizio Costanzo Show e tutto il resto. Buonasera Costanzo. Allora, cerchiamo di chiarire. Buonasera, con lei. Buonasera Floris, buonasera al pubblico, buonasera alla senatrice Taverna. Allora, buonasera. Senatrice, è vero avete fatto flop alle comunali, come dicono i giornali? No, lo dicono i giornali, ma i numeri dicono altro. Non abbiamo fatto flop, abbiamo fatto una prestazione che per le amministrative ci rincuora. Sappiamo che le amministrative sono un voto particolare e sinceramente dove ci siamo presentati abbiamo aumentato il nostro consenso e in molti comuni siamo al ballottaggio, quindi per me è un esito positivo. Costanzo, flop o no? Ma io volevo, siccome non mi è parso sinceramente, ma non ho tutti i numeri, un risultato esaltante, non mi è parso, ma devo essermi sbagliato io. Volevo solo sapere se a questa mancanza di ballottaggio nei grandi centri, perché quello è garantito, è colpa della sindaca Raggi e della sindaca Appendino, andiamo che diretti. Hanno dimostrato, per così dire, gran allora, favore. Quello che hanno potuto vedere dei sindaci agli italiani non sarebbe piaciuto, altra critica vi è stata proposta più volte. Quattro dei ballottaggi sono due in provincia di Roma e due in provincia di Torino, quindi se dovessimo dare delle colpe non possiamo certo darle alle due sindache. Siamo in ballottaggio a Guidonia e ad Ardea e ad Asti, anzi Asti abbiamo appena scippato il ballottaggio al PD che sembrava esserselo accreditato, ma i conti non hanno visto questo. Costanzo. Allora mi devo essere sbagliato, perché Piazza San Carlo era a Torino quando è successa la qualunque poco tempo fa e Roma è sotto gli occhi di tutti, ci sono i topi che fanno i servizi di pulizia, poi la sindaca fa quello che crede. Oggi tra l'altro vedo che ha subito cambiato rotta e si è messa dalla parte di Salvini e della destra, perché ha chiesto al prefetto di avere meno migranti a Roma, quindi un cambio, accappottato in parcheggio la Raggi, brava. Taverna. Roma è la mia città, quindi non posso altro che auspicare e sperare per il meglio. Fermo restando, i morti per i morsi dei topi sono stati una delle fake news più clamorose. Le magliette gialle hanno fatto bene a tornarsene a casa, perché quando sono venute non hanno trovato quello che la televisione tentava continuamente di dire, e se mi permette stiamo facendo quello che non hanno fatto 30 anni di politica, a partire da controllare l'immigrazione, da sgomberare i campi rom, lo so, e allora non possiamo dire ulteriori menzogne rispetto a quello che è la palese realtà. Costanzo.
Sì, sì, non guardiamo sempre al passato, guardiamo al futuro. Le domando, lei gira in carro armato per le buche che ci sono a Roma? No. No. Fortunatamente, dottor Costanzo, giro su delle strade che hanno rivisto fatto l'intero manto stradale piuttosto che continuare a girare sulle toppe delle buche che hanno messo per 30 anni i partiti che ci hanno preceduto. Io non voglio... Aspettate che vi perdiamo. Maurizio Costanzo, prego. Aspettate. Sentiamolo. Costanzo, prego. Costanzo. Lei è merito suo... O è merito perché è amica da Raggi che gli hanno asfaltato le strade? Quelli che non sanno che sono asfaltate hanno più buchi di un proviere. E andiamo. Fortunatamente, dottor Costanzo, nel Movimento 5 Stelle non si fanno le cose per amicizia ed è ben noto che io e la Raggi abbiamo avuto anche dei momenti critici. Si fanno per onestà, si fanno per coerenza e si fanno cercando di rispettare la legge. Se ci vuole un pochino di più rispetto che affidare a Buzzi e Carminati l'asfalto delle buche, e purtroppo ora sono in galera, non si possono più chiamare. Se ci fosse stato il CD li avrebbero richiamati anche dalla galera. Costanzo! Mia cara, io personalmente non ho mai difeso né Ignazio Marino né chi l'ha seguito, mai. Volevo chiederle una cosa però, Grillo ha detto che il risultato elettorale non è stato un flop, quindi io ho pensato che voi, a forza di cambiamenti, benemeriti, state anche cambiando il vocabolario, è così, senatrice? Se Costanzo non lo conosco, diciamo, ha questa capacità di... Lei è molto ironico. Sarebbe necessaria una rivisitazione anche... Io faccio il mestiere mio, signora. Assolutamente, lo rispetto e lo apprezzo per quello che ho potuto vedere nel passato e per quello che vedo attualmente. Non rivisitiamo i vocaboli ed è pur vero che chi sta vendendo oggi quella che è una palese sconfitta tipo il PD come una vittoria, avremo modo di scoprirlo fra 15 giorni visto che si presenta ai ballottaggi come sfidante e non come capolista e che ha perso quasi il 6%, qualcosa come 50.000 voti. Quindi noi continuiamo a dire che il nostro non è il flop, chi si sta vendendo una vittoria che in realtà non ha conseguito dovrebbe essere sottoposta alla sua stessa domanda. Ultimo scambio a Costanzo Taverna, prego Costanzo. Temo di essere d'accordo con lei su chi dice di aver vinto e non ha vinto. Però le vorrei dire una cosa, senatrice Taverna. È tornato Berlusconi, se ne è accorta, no? E che effetto le ha fatto? Ma non è che io mi sia accorta così tanto del ritorno di Berlusconi, eh? Oggettivamente non lo auspico nemmeno. Non io credo accorta? Che... Ma dove è tornato Berlusconi, mi perdoni? Beh, è tornato in un contesto scusi, dove oltre scusi, a Berlusconi un c'era una quantità di liste civiche. Guardi, per trovare quelli che erano i simboli di PD e di Forza Italia serviva la lente di ingrandimento. Quindi questi ritorni o presunti tali io li lascerei alle prossime elezioni. Evidentemente mi sono sbagliato. Quando leggo centrodestra in ballottaggio sarà una cosa che viene dalla Svizzera. Vabbè, guardi, se la sono presa tutti, se l'è presa Salvini, è una vittoria che si sono accreditati tutti, dottor Costanzo, se l'è accreditata Salvini, se l'è accreditata però, Meloni, se l'è accreditata però, anche chi di destra non ha più niente. Scusi se glielo dico, senatrice, scusi se glielo dico, loro si sono presi queste cose qua, però un po' di ballottaggi ce l'avevano, voi invece siete voluti prendere niente perché non c'è neanche un ballottaggio e non ne faccio niente. Grazie a entrambi i nostri ospiti, grazie Costanzo, grazie senatrice Taverna. Grazie senatrice, spero di vederla presto. Io ritengo che quello che proprio non può andar giù è il privilegio che comunque fatti 5 anni esclusivamente di lavoro parlamentare si ha diritto a una pensione che nessun altro cittadino italiano potrebbe avere. Il senatore Vacciano ha rassegnato più volte le dimissioni per non arrivare a maturare la pensione, ma il Parlamento le ha sempre rifiutate e adesso è tardi. Il diritto alla pensione lo matureremmo egualmente, indipendentemente dalla data delle elezioni, a meno che questo non avvenga proprio nei prossimi giorni. Già, perché il 15 settembre i
parlamentari al loro primo mandato avranno i requisiti per la pensione. Di voto anticipato ormai non si parla più, ma in ogni caso non c'è modo ormai di scongiurare lo scatto del vitalizio, a meno che il Presidente della Repubblica non sciolga le Camere la settimana prossima per votare in agosto. Quindi alla sua pensione non potrà rinunciare? Sì, la pensione ce l'avrò lo stesso, perché non è una cosa a cui si può rinunciare. Ho rinunciato ad altri, diciamo, privilegi della casta, ma questa è una cosa che per legge spetta a tutti i parlamentari. Allora, l'avete riconosciuta, diamo il benvenuto a Elsa Fornero, economista, già ministro del lavoro, insegna all'Università di Torino. Buonasera, professoressa. Buonasera a lei e a tutti. Allora, professoressa, questa vicenda ha attirato l'attenzione degli italiani perché ormai il vitalizio è un simbolo, no? Possibile che non si riesca a risolvere, a trovare un modo per uscirne? È un simbolo, ma in parte è un simbolo, diciamo così, costruito ad arte proprio per alimentare le polemiche. Diciamo che molte cose sono cambiate rispetto ai vecchi privilegi che i politici avevano e che si attribuivano in maniera abbastanza disinvolta. Quello che secondo me è avvenuto e che forse bisognerebbe dire in maniera chiara è che c'è stata una strumentalizzazione di questo argomento, forse con la consapevolezza che nulla sarebbe cambiato. Quindi è stato usato, diciamo così, come strumento di lotta politica, ben sapendo che tanto non sarebbe allora, successo nulla. Lo specchietto nulla. Per le allodole, si dice, no? Fanno... Ci si concentra su un tema, ecco, ci si concentra su un tema e ci si distrae su temi ben più importanti. E ora, quello che le vorrei chiedere è quanto questi temi importanti stiano per arrivare a scadenza. Lei sa che si discute continuamente della data del voto e quando a settembre-ottobre ci sarà la manovra. Che idea si è fatta dei problemi dei conti pubblici italiani? Allora, guardi, ieri sono uscite le stime del Fondo Monetario e per una volta le previsioni non sono peggiori di quelle precedenti, ma un pochino meglio. Questo va detto agli italiani, quindi diciamo che ci muoviamo non in una prateria verde, ma sicuramente non siamo così vicini al precipizio come siamo stati in anni passati. C'è un lievissimo miglioramento che forse si rifletterà sui miglioramenti dei nostri conti. Quello che bisognerebbe dire molto chiaro e che i politici dovrebbero avere molto chiaro è il fatto che non devono sfruttare questa occasione di nuovo per fare politiche di corto respiro che magari danno visibilità a loro stessi, quindi ai partiti che le propongono, alle forze politiche. Tenga conto che con la legge di bilancio, almeno questo è quello che io ho percepito durante la mia esperienza da ministro, spesso si accordano gli uni con gli altri per far approvare spese nuove che vanno si trovano gli accordi sulle spese e non sui tagli. E faccio vedere una cosa su cui non hanno trovato l'accordo, eppure sembrava tutto pronto, 10 giorni fa è andato in aula, si doveva votare subito, ma di nuovo tutto si è formato. La legge per abolire i vitalizi di cui parlavamo prima, Emanuela Pendola. La politica è una malattia, diciamo, anzi io penso che sia una passione. Ho fatto 17 anni in regione, di cui 10 presidente, poi sono stato presidente della Lega Nazionale delle Cooperative, poi sono entrato in Parlamento nel 92 e ne sono uscito nel 2008. Tanti anni nelle istituzioni e ora la pensione, con due vitalizi. A quanto ammontano? Arrotondando sono 3.000 erotti dalla regione e 5.000 erotti dalla Camera. Intanto è slittato al 20 giugno l'arrivo in aula alla Camera del disegno di legge Richetti, che riconteggia in base ai contributi versati tutti i vitalizi erogati da Parlamento e Regioni. Secondo i calcoli di De Fusco & Partners, un vitalizio da 1.610 euro per 5 anni alla Camera scenderebbe a 950 euro, un vitalizio di 4.500 per 12 anni in Senato scenderebbe a 1.759 euro. Una sforbiciata che va dal 40 al 60%, ma rinvio dopo rinvio, la proposta rischia di non arrivare alla approvazione finale. Ho l'impressione che la misura su cui sta discutendo dal punto di vista giuridico sia uno sgobbio costituzionale, ma preferisco la libertà psicologica di sostenere le mie tesi politiche al rimprovero di avere un'indennità troppo alta.
Professoressa, questo è un principio, ora ne parleremo, anche il Fondo Monetario ha detto addirittura bisognerebbe ricalcolare tutte le pensioni in essere. Allora, partiamo da quelle dei politici, perché non si riesce a fare un ricalcolo che con loro si potrebbe fare? Ma perché è difficile rinunciare ai privilegi e molti dei parlamentari proprio su questo tema non ci sentono. Diciamo, ci sono anche delle persone che hanno ottimi principi e quindi sarebbero molto seriamente disposte a farlo. Però l'impressione generale è che si vogliano mantenere questi vitalizi ogni tanto buttando tutto in caciara. Mi ricordo quello che mi si diceva non infrequentemente quando ero ministro e quando dicevo ma insomma alla Camera ci dicono questo, e qualcuno mi diceva lasciali sfogare, come dire ogni tanto hanno bisogno di apparire nel dibattito pubblico come se potessero o volessero cambiare tutto, ma in realtà vogliono mantenere tutto così com'è. Questo è brutto ed è uno dei gravi problemi della nostra società e della nostra politica. Altro problema, professoressa, il Fondo Monetario dice, guardate, bisogna ricalcolare le pensioni oltre un certo livello sulla base dei contributi versati, perché così è troppo faticoso per la finanza italiana stare appresso ai versamenti da fare. Le faccio vedere cosa succederebbe. Raquel Alvarez. Antonella e Laura sono sorelle. Sono nate a inizio anni 50 e hanno una differenza di età di un anno. Antonella, da dipendente pubblica, è andata in pensione a 39 anni. Era il 92. Allora, una madre con 14 anni, 6 mesi e un giorno di contributi poteva farlo. Sua sorella Laura, da commessa in un supermercato, andrà in pensione a 65 anni e 7 mesi. Ma c'è di più. Due pensionati su tre ricevono ancora l'assegno previdenziale sulla base del vecchio sistema retributivo. Ora che di riforma in riforma il sistema è diventato il contributivo, la pensione si calcolerà su tutti i contributi versati e sarà molto meno generosa. Per chi va in pensione oggi, i due sistemi si combinano. Per capirci, la nostra Laura, con 18 anni di contributi versati al 1995, da uno stipendio di 1.500 euro passerà a una pensione di 1.300 euro. A Laura, se come qualcuno teme venisse ricalcolata la pensione tutta con il contributivo, toccherebbero poco più di 1.000 euro. Che ne pensa, professoressa? Penso che non si possano correggere tutte le ingiustizie del passato. Sicuramente le baby pensioni erano una grave ingiustizia, lo sono stata, e è difficile oggi correggere, anche perché molte di queste pensioni sono oggettivamente basse. Pensiamo per esempio a una categoria, quella dei coltivatori diretti. I coltivatori diretti hanno una pensione che magari è bassa, ma che non è pagata dai loro contributi. Allora, la mia soluzione, io ho sempre detto che sul passato ci vuole una sorta di pacificazione nazionale. Cerchiamo di dire le pensioni sopra un certo livello pagano un contributo di solidarietà. E io credo che la Corte dei Conti, la Corte Costituzionale potrebbe avere oggi un atteggiamento molto diverso da quello che ha avuto in passato, perché il contributo di solidarietà è effettivamente ispirato a un principio di uguaglianza. Quando dice un certo livello, cosa intende, professoressa? Beh, io penso che se parliamo di pensioni che stanno sopra i 3.000 euro lordi al mese, possiamo tranquillamente parlare di un contributo di solidarietà. Ripeto, guardando alla differenza tra ciò che è stato pagato e ciò che si riceve, e questo può essere fatto graduando l'ammontare del contributo di solidarietà così come era nella nostra misura. Grazie professoressa, siamo al fisco, attenti al conto corrente. Silvia Ciuffolini. Lei per quale motivo è qui? Perché è una rateizzazione. Abbiamo una cartella pagata un anno fa, sto cercando di capire come mai non è stato registrato il pagamento. Per chi aspetta in fila, dal 1° luglio arrivano altre novità.
Equitalia sarà assorbita dall'Agenzia delle Entrate e il nuovo ente, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avrà più poteri. Sarà in grado di effettuare una radiografia completa del patrimonio del debitore, dallo stipendio ai suoi beni immobiliari. Questo potrà incidere anche sulle procedure di riscossione e anche sui pignoramenti, che molto probabilmente subiranno un'accelerazione. L'Agenzia delle Entrate Riscossione potrà accedere direttamente all'anagrafe INPS e verificare subito lo stipendio o la pensione del debitore. Una volta visualizzato lo stipendio potrà direttamente intervenire presso il terzo, cioè il datore di lavoro, e conoscere anche l'importo dello stipendio e quindi sapere se può pignorare un quinto, un settimo o un decimo secondo quanto stabilito dalla legge. Il nuovo ente potrà consultare l'anagrafe tributaria a 360 gradi, pignorare il conto corrente dunque sarà più veloce. Immaginiamo che sul conto corrente ci siano 10.000 euro, in questo caso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione potrà pignorare l'intero importo. L'unico limite previsto dalla norma è l'ultimo stipendio. I metodi per prendere i soldi li trovano sempre, no? Allora, come avete visto, è tornato con noi Matteo Salvini. Vi chiedo di aspettare a replicare alla Fornero, perché prima parliamo un po' di fisco. Massimo Giannini, sempre con noi. Mario Giordano, il direttore del TG4. Benvenuto Emanuele Bertucci, l'avvocato ADUC. Allora, Salvini, è contento o no che abbiano abolito Equitalia? Ma no, le hanno cambiato nome. Renzi è il mago delle tre tavolette. Dice che cancella le cose e gli cambia il nome. Non è che se cambi nome a una cosa cambia la sostanza. Come gli studi di settore. Gli studi di settore che massacrano 3 milioni di liberi professionisti, imprenditori, artigiani, li chiamano indicatori di affidabilità. Sostanzialmente cambi il nome ma non cambia la sequela di carte e di burocrazia. Io ho visto il servizio. Io accetterei un comportamento così rigido da parte dello Stato se anche lo Stato fosse altrettanto ligio a rispettare le regole, ma finché lo Stato è il primo a non pagare migliaia di suoi fornitori, è il primo a non dare rimborsi IVA, rimborsi IRPEF in tempi decenti, come si permette a entrare nei conti correnti dei cittadini? Mario se Giordano. Il cittadino paga un giorno in ritardo una multa e rovinato e lo Stato invece può fregarsene per anni e anni, non è possibile. Mario Giordano, ma al di là del rapporto, diciamo, è chiaro che questo è difficile da contrastare, quello che dice Salvini in questo tema, però c'è una logica, io prima ti do la possibilità di aderire, poi se non lo fai colpisco duro o no? Sì, però la cosa è che Equitalia per il momento ha colpito duro. Io ho pubblicato qualche settimana fa dei dati sulle holding all'estero, le cosiddette società estero vestite, no? Quelle che portano nei Caraibi, nelle isole Cayman, eccetera, eccetera. Ebbene, di questi qua, le somme recuperate da Equitalia nei confronti di queste società, che sono gli evasori, quelli dei paradisi fiscali, è lo 0,05%. 0,05%. Allora, colpire duro nei confronti del calzolaio di Carugate o del bottegaio di Camisano Vicentino e poi non colpire invece queste cose qua, insomma, lascia un po' sospetto. Se in più ci mettiamo l'operazione Cipria di Renzi, che peraltro serve per coprire un'altra cosa, perché serve per coprire, sempre nella truffa linguistica a cui ormai ci siamo abituati tutti, quella che si chiamava la rottamazione e che si chiama condono a casa mia. Giannini. Quindi una duplice truffa linguistica per fregare. Oggi mi sembra che tu ne hai parlato con Renzi, lui ha detto guardiamo avanti, quello è il passato. Sì. No, io ho citato proprio il tema della rottamazione dicendogli quello non è un condono, lui naturalmente lo smentisce e poi dice che non è roba sua. Però qui due cose rapidissime. Una a Salvini, perché lui ha ragione, il servizio che abbiamo visto ci dimostra che siamo un paese di pignoranti, purtroppo, perché i pignoramenti arrivano fino nei conti in banca e questo non va bene, però dobbiamo anche stare attenti a tenere presente che la fedeltà fiscale è un principio fondamentale, perché se ogni volta che parliamo di cartelle esattoriali, adesso abbiamo detto, Salvini ricordava cose che aveva appena detto ora, che dava fastidio, gli studi di settore. Cioè, tutto quello che è dovere fiscale per Salvini diventa un problema. Cioè, da qualche parte le tasse bisogna pure convincere, oltre a fidarsi. Se no lei diventa buonista, Salvini. Salvini, e poi una domanda per la Bertucci, prego. No, ma guardi, un agricoltore italiano in media, adesso magari non ci stanno guardando perché si alzano presto e sono a letto, ma un agricoltore passa 100 giorni su 365 a compilare moduli e carte.
Ora, io non dico che non debba compilarne neanche uno, ma lo lasceremo far l'agricoltore seminare il grano e mungere le vacche per 350 giorni e gli chiederemo 10 fogli invece di 100? Ma questo vale per gli studi di settore, le liquidazioni IVA, le fatture emesse, le fatture uscite, ogni 3 mesi. Ma perché ogni 3 mesi io che già fatico a lavorare, fatico a essere pagato dai clienti, ogni 3 mesi ti devo mandare carta su carta? Avvocato Bertucci, andiamo sul pratico. Ma non puoi rompere le palle una volta ogni 3 mesi. Cosa, adesso che l'Agenzia delle Entrate ha più potere di prima rispetto a Equitalia? Sì, e capisco, giustamente come diceva Giannini, è anche una questione di fedeltà fiscale. Giannini poi diceva però non è corretto che arrivino nel nostro conto corrente con i pignoramenti. In realtà questi maggiori poteri che sono dati a questa nuova agenzia, e nella sostanza in effetti cambia solo la carta intestata, sono dei poteri che vanno verso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, anche a beneficio di tutti quanti, perché è chiaro che è interesse della collettività che le tasse siano riscosse, che le tasse evase siano riprese con i pignoramenti, e se si riesce a fare un pignoramento mirato sul conto corrente di Emanuela Bertucci o di Giovanni Floris efficiente, ne guadagna il sistema giustizia e ne guadagna anche la fiscalità generale e quindi i singoli contribuenti. Salvini, conviene. È nell'ottica di quello che diceva Salvini. Dipende sempre dal buon senso. Da automobilista, l'autovelox serve? Io dico, se fuori da una scuola materna, se fuori da una casa di riposo o da un ospedale, sì, perché se vai 5 chilometri in più rispetto al previsto con dei bambini o con degli anziani, io ti massacro. Ma l'autovelox messo all'uscita dell'autostrada o su stradoni a 3 corsie tarato a 70 euro per fregare 1000 automobilisti al giorno è una truffa. Privilegi, Emanuela Pendola. Si prova a tagliare i vitalizi, ma intanto si aumenta la reversibilità. La proposta Richetti, che ricalcola tutti gli assegni emessi dal Parlamento in base ai contributi versati, ha infatti accolto un emendamento della deputata PD Gasparini. La deputata è stata molto chiara, ha detto che le mogli degli ex parlamentari non possono mica diventare sguattere o giardinieri, ha detto. L'idea è quella di evitare che tagliando i vitalizi di tutti gli ex parlamentari si finisca anche per ridurre eccessivamente gli assegni di reversibilità. L'emendamento riguarda vedovi, orfani di ex deputati e senatori per i quali la reversibilità sia l'unico reddito e prevede che dopo il ricalcolo contributivo l'assegno sia aumentato del 20%. I superstiti degli ex parlamentari devono essere quindi più protetti rispetto ai superstiti di un comune lavoratore? Mai avrei voluto fare un privilegio nel privilegio, voleva essere un atto di giustizia. Si tratterà di capire nella discussione alla Camera se è giusto fare dei correttivi, perché se è stato interpretato così male, io credo che vada corretto. Allora, Salvini, prego. Ma cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire a una parlamentare? E io mi vergogno che sia una parlamentare. Primo, che dice le vedove e gli orfani non possono mica fare le cameriere, le sguattere o i giardinieri, come se fare la cameriera o il giardiniere fosse dequalificante. Secondo, che ha fatto il parlamentare penso che abbia già guadagnato abbastanza. Quindi no parole. Mario Giordano, questo ovviamente è un tema su come cui Lega ti faremo le barricate perché sta cosa non passi, perché è una follia. Giordano. No, ma la reversibilità, peraltro, è abbastanza assurdo il fatto stesso che esista, perché già è, diciamo, il vitalizio è un privilegio, ma il vitalizio è un privilegio, non è la pensione del parlamentare, cioè i parlamentari sommano il vitalizio o ad altri vitalizi o altre pensioni che hanno preso con la loro attività privata o la loro attività pubblica. Quindi il vitalizio, che di per sé è un privilegio, concepito proprio come privilegio, ma perché deve essere reversibile? E tra l'altro noi abbiamo nel nostro Stato delle reversibilità, ricordo un caso della Sicilia che dura da quasi 70 anni, no? Perché uno è stato deputato monarchico fra il 47 e il
51 Natale Cacciola, la figlia Anna Maria Cacciola da 70 anni continua a percepire questo vitalizio. Ora, la reversibilità non ha ragione di esistere, così come non hanno ragione di esistere i doppi tripli vitalizi. E se le leggi sui vitalizi che ridiscutono, anziché continuare a slittare in avanti, a posticiparle come avviene come la legge Richetti, fossero messe all'ordine del giorno e fossero votate, forse sarebbe un po' meglio. Giannini. Ma, giustissimo. Questo tentativo, nel mentre fanno il lodevole sforzo di cercare di equiparare il trattamento pensionistico dei parlamentari a quello dei comuni mortali, ci infilano anche là un piccolo privilegio che si devono conservare, no, questo è veramente odioso. Dopodiché, intanto io voglio vedere che questo disegno di legge Richetti lo approvano, perché ogni volta lo mettono all'ordine del giorno, poi lo rinviano, voglio vedere che lo approvano, e ancora non l'hanno fatto. Poi l'ultima cosa, non ci saranno le elezioni anticipate, quindi il vitalizio mi pare che se lo sono. Sì, comunque, dal 27 agosto. Dal 27 con Emanuela Bertucci. Questo è un tema, sì, questo è un questo tema siamo, che apre per forza questo il questo siamo sicuramente inevitabilmente tutti quanti d'accordo. È in un periodo in cui siamo tutti chiamati a stringere la cinghia, perché siamo in un periodo di crisi economica che ancora non è assolutamente terminata. Spero anch'io che non arrivi ad approvazione, ma non li sfidiamo perché non è mai detto, ecco, non facciamo sfide su questo. Salvini, prego, a lei la parola conclusiva, poi dobbiamo girare pagina. Il tema delle pensioni, abbiamo parlato prima con la Fornero, adesso c'è il tema di questi privilegi, rimane caldo, se lei si propone al governo avrà un piano. Ma guardi, al di là del rammarico per non aver potuto interloquire in diretta con la dottoressa Fornero, che rimane un mio sogno, che prima o poi lei flori... Anche nostro, ora prima o poi lo organizzeremo. Per entrare nel merito di una riforma che non amo particolarmente e che conto sia la prima riforma che riuscirò a cambiare se mi manderanno al governo. Prima la legge Fornero, poi la legittima difesa e poi un po' di controlli sui confini. Sono tre cose che si possono fare nella prima settimana di governo. Io voglio solo dire a chi ci guarda che cambiare si può, che votare è utile, che stare a casa aiuta chi va a votare per interesse o per convenienza personale, quindi spero che domenica 25 giugno in tanti vadano a scegliere il loro sindaco, che è la figura più importante, quindi a Genova come a Verona, a Como come a Padova, non state a casa, non lasciate che qualcun altro decida per voi. Bocca al lupo a lei, a tutti, giriamo pagina, alimentazione, Gil De Verì. Grazie. Il sale alzi la pressione, sappiamo tutti, ci sono però anche alcuni cibi che aiutano ad abbassarla. L'anguria innanzitutto, che contiene una sostanza che ha un nome insolito, citrullina. Ci permette di avere un effetto vasodilatativo e anche migliora l'elasticità dei nostri vasi sanguigni e quindi si ha un effetto ipotensivo. Ci aiutano anche fragole e mirtilli, contengono antiossidanti capaci di mantenere in equilibrio la pressione sanguigna. Eppure l'aglio fa miracoli. È l'allicina presente all'interno dell'aglio, che poi è quella sostanza che dà quell'odore molto forte e caratteristico, a giocare questo ruolo antipertensivo, quindi ci abbassa la pressione. Per la pressione sono una mano santa pure le verdure, soprattutto il sedano. Contribuisce a ridurre gli ormoni dello stress che restringono i vasi sanguigni. E poi fagioli, lenticchie, fiocchi d'avena, tutti pieni di fibre. Queste fibre rallentano un po' l'assorbimento degli zuccheri, secondariamente hanno quindi questo effetto ipotensivo. E per finire il cioccolato, grazie a delle sostanze chiamate flavonoidi, ma solo se fondente e in dosi moderate. Circa 20-30 grammi di cioccolato fondente al giorno sono consigliati. Non dobbiamo però ovviamente avere uno stile di vita troppo sedentario. Benvenuto, l'avete riconosciuto, il professor Marcello Ticca, libero docente Scienze dell'Amministrazione, vicepresidente Società Italiana Scienze dell'Amministrazione. Oggi un po' abbiamo parlato anche durante la puntata, i ragazzi che si preparano agli esami ci spiega, però non solo per i ragazzi, come si affronta lo stress mangiando. Allora, intanto il pesce aiuta a prendere
vivere meglio, a essere più intelligenti? Beh, questo, di questo abbiamo già parlato. In realtà la leggenda del pesce o dei prodotti comunque contenenti fosforo, delle capsule di fosforo, delle compresse di fosforo per migliorare il rendimento intellettuale è una favola ormai smentita, a parte il fatto che poi sono tanti i prodotti contenenti fosforo. La stessa cosa si può dire per il glucosio. È vero che il sistema nervoso funziona a glucosio, però non abbiamo bisogno di prendere zuccheri in quantità. Otteniamo tutto il glucosio che vogliamo da una normale alimentazione, una normale dieta variata. Ci sono degli alimenti specifici che aiutano chi è sottoposto a un periodo particolare di stress, sia di studio, di lavoro? Ma francamente dobbiamo dire di no. Non ci sono né alimenti speciali né diete speciali che possano migliorare la memoria, che possano migliorare l'apprendimento, l'acutezza mentale. Semplicemente una buona dieta seguita costantemente per tutta la vita aiuta a sviluppare al massimo il potenziale genetico di ogni persona, sia dal punto di vista dello sviluppo fisico che anche dal punto di vista dello sviluppo intellettuale. Quindi non ci sono trucchi o scorciatoie? No. E ci sono dei farmaci, degli integratori che al momento ti danno una spinta in più? Anche qui dobbiamo dare un messaggio di calmierante. C'è stato un'indagine del CNR alcuni anni fa che è abbastanza allarmante. Uno studente su 10 prende parecchi farmaci. Ci sono farmaci che possono servire ad esempio come ansiolitici o per riposare meglio quando si è particolarmente nervosi nei periodi di studi. Ci sono pochi farmaci che possono essere da stimolanti, anche derivati anfetaminici del tutto disapprovati e proibiti. Ci sono farmaci anche polivitaminici che però non vanno presi così a vanvera, vanno dati in maniera mirata e con l'approvazione del medico di base. Quindi pochi farmaci e soprattutto una vita sana, naturalmente studiare e un'alimentazione equilibrata. Senta, invece pensiamo ai genitori o agli anziani, un periodo di caldo terrificante, come ci si aiuta? È indubbio che le persone anziane siano particolarmente a rischio quando fa molto caldo, sono a rischio più serio di disidratazione e anche dal punto di vista dell'assunzione normale, della quantità normale di acqua. È notorio quindi l'anziano avendo meno acqua nel proprio corpo, l'adulto ha in genere in media il 60% di acqua, l'anziano scende al 45%, quindi è molto più a rischio dell'esposizione al calore. E quindi termoregola meno bene e sappiamo che la sudorazione è il meccanismo fondamentale per mantenere la temperatura dell'organismo nei limiti del benessere, dello stare bene. Quindi l'anziano è più soggetto a disidratazione e la disidratazione può portare molte conseguenze negative. Allora, sempre parliamo di caldo, parliamo di gelato. Lei, professore, resta con noi che più tardi continuiamo a parlare delle diete ideali e Gilles Deveri, gelato industriale. È perfetto per la merenda o il dopo cena d'estate, ma il gelato in vaschetta che compriamo al supermercato a volte nasconde un mix incredibile di ingredienti chimici. Più ingredienti vuol dire meno qualità, ma anche meno salubrità. La presenza di tanti ingredienti può servire a nascondere la scarsa qualità di alcuni di loro. Andiamo poi nel dettaglio e vediamo innanzitutto se in etichetta c'è scritto latte fresco o soltanto latte. Generalmente quando leggiamo latte si intende latte in polvere, che poi viene reidratato. E cioè gli viene aggiunta acqua, ma così il latte è impoverito delle sue qualità. Fate attenzione anche che tra gli ingredienti non ci sia la carrageenina, un addensante che può provocare infiammazioni intestinali. Diffidate pure della presenza di oli e grassi vegetali idrogenati, come l'olio di cocco. Ne assumiamo già mangiando tanti altri alimenti. Tutti quelli che mangiamo durante la giornata creano dei problemi per il sistema cardiovascolare. Altro ingrediente presente in grande quantità è l'aria, che aumenta il volume del prodotto e che paghiamo come fosse gelato. Beh, ce ne accorgiamo banalmente perché se prendiamo il gelato e lo lasciamo fuori dal freezer, dopo mezz'ora il volume si è anche dimezzato. Diamo il bentornato a Elena Togliotti, biologa nutrizionista della Fondazione Veronesi, Rossella Muroni, presidente di Lega Ambiente, sempre con Emanuela Bertucci, avvocato ADUC. E diamo il bentornato a Deborah Rasio. Buonasera, bentornata Deborah Rasio. Buonasera. Buonasera, oncologa, ricercatrice della Sapienza, conduce su Rai 3 Tutta Salute in libreria con La Dieta Non Dieta, edito da Mondadori, vedete la copertina. Allora, dottoressa Rasio, bentornata, ci dice se si corrono rischi particolari
e abusando di questi alimenti? Beh, un rischio lo avete nominato, che era quella dell'infiammazione intestinale. In effetti gli emulsionanti, gli addensanti, si è dimostrato che possono dare una reazione infiammatoria a livello dell'intestino e nel tempo anche modificare la composizione della flora batterica, questo nostro microbiota che è importante tutelare perché ha un ruolo realmente fondamentale nella nostra salute. E poi sono tanti zuccheri, tante sostanze, di tutte quelle enunciate l'unica che veramente non faceva niente di male era l'aria. Puntiamo su quella, il pesce, Barbara Romano. Il pesce fa bene, ma attenzione ai pericoli nascosti in pescheria. Con i militari del centro controllo aria pesca della Guardia Costiera di Civitavecchia abbiamo effettuato un sopralluogo, perché per evitare i rischi alla salute bisogna guardarsi dagli imbrogli. Cominciamo subito con un controllo quindi del banco del pesce, quindi controlliamo immediatamente quella che è l'etichettatura del pesce. E sì, queste etichette che vedete sono la carta d'identità del pesce e, prima regola, devono essere presenti su ogni vasca. Inoltre, per legge, devono riportare tutte queste indicazioni. Quale specie di pesce è esattamente? Ad esempio tonno rosso, tonno pinne gialle. Poi ci deve essere inserito il metodo di produzione, ovvero se pescato o allevato, lo stato fisico del pesce, quindi se fresco o decongelato, anche da quanto tempo. Ci deve essere anche la modalità di pesca e la zona di provenienza. Il pesce inoltre non può essere esposto senza ghiaccio, come invece si vede in queste immagini, e i molluschi devono essere conservati fuori dall'acqua e sempre avvolti in una rete, mai così. Se tutto questo manca, è più sicuro non comprare. Non sappiamo niente di questo pesce, quindi è potenzialmente pericoloso per chi lo acquista. E infatti, per evitare rischi sanitari, in questa pescheria a fine controllo è scattato il sequestro della merce. Allora, Presidente Moroni, nel settore pesca c'è molta illegalità, no? Sì, come abbiamo visto, però ci sono anche molti controlli, un'opera eccezionale fatta dalla Guardia Costiera. L'anno scorso sono stati 6.000 reati registrati, 900 i sequestri, quindi insomma un'azione potente. La cosa reale è che nel nostro paese sul pescato non c'è una filiera semplice da ricostruire, cioè dire che il pesce è stato pescato in una zona FAO, come è stato scritto, all'utente finale non dice praticamente nulla, insomma. E diventa a quel punto inutile. I rischi del ristorante, Barbara Romano. Ecco il cibo etnico. Pesce crudo, veloce da preparare e spesso a buon mercato. Per evitare i rischi alla salute, però, conviene andare in un ristorante di fiducia, perché è facile che tutto questo pesce non venga sempre conservato nel modo giusto. Guardate infatti cosa abbiamo trovato durante un controllo con la Guardia Costiera di Civitavecchia. Che cos'è questo? Me lo sa dire lei? Che cos'è questo? Spiedino. Sono degli spiedini, non si capisce quando sono stati congelati, da dove provengono, nulla. Arrivato già a caseta, no? Tutto sutilati. Tonno, che cos'è? Ma perché non c'è la tracciabilità? Madonna, intanto questo lo dobbiamo sequestrare. E sì, perché il pesce non può essere conservato in piccoli pezzi e ammassato in blocchi congelati, ma deve avere informazioni relative alla provenienza del prodotto, relative a da quanto tempo è presente questo prodotto nelle celle oppure nelle cucine. Dobbiamo sapere che tipo di prodotto va a finire sulla tavola dei consumatori. Questo pesce non tracciato rischiava poi di essere avvolto in queste alghe congelate e scongelate numerose volte. È scaduta da oltre un mese, anzi da quasi due mesi. Il consumatore non se ne può accorgere. Andare in posti che conosce, di cui si può fidare. Allora, dottoressa Togliotti, il rischio maggiore è il pesce crudo. Sì, infatti l'abbiamo visto nei ristoranti di sushi, no? È importante sapere che il pesce crudo è soggetto a un parassita, cioè il pesce in generale è soggetto a un parassita che si chiama Anisakis, quindi se è crudo l'Anisakis non viene, è un vermetto praticamente che infesta il pesce, non viene ucciso dal calore. Per avere l'effetto stesso del calore c'è il surgelamento, il congelamento, quindi bisogna congelare il pesce almeno un 4-5 giorni prima di consumarlo, anche a casa nostra, quando lo compriamo per farlo a casa nostra. Avvocato, prezzi troppo bassi cosa possono significare? Guardi, c'è tanto in questo periodo la moda dei negozi, dei ristoranti all you can eat, soprattutto per la ristorazione etnica. E premesso che tutti questi ristoranti inevitabilmente devono seguire le norme igieniche, altrimenti appunto scattano i controlli e i sequestri, dobbiamo sapere che quanto più sono bassi i prezzi, tanto più ne paghiamo in qualità, cioè il cibo sarà più scadente, perché tutti questi tipi di, diciamo, di ristoranti badano più alla quantità che alla qualità. Da qualche parte bisogna recuperare. L'ora giusta, Gilles Deverì.
mezzogiorno. La colazione a mezzogiorno? Sì. Il pranzo? Pranzo probabilmente lo salto. Tutto quello che non andrebbe fatto mai, perché ogni pasto ha il suo orario giusto e si comincia dalla colazione. Dovremmo fare colazione entro 30 minuti dal risveglio e al massimo entro le 8:30, perché altrimenti entra in gioco il cortisolo, che è un ormone che alza la glicemia, che distrugge in parte i muscoli e ci fa accumulare grasso. Il pranzo lo salta mai? No, io mi devo sedere sempre e mangiare un pasto caldo, soprattutto a pranzo. Ed è così che si fa, ma se abbiamo saltato il pranzo e sono passate le 4 di pomeriggio, meglio non pranzare più e fare solo un paio di spuntini leggeri, così da avere fame all'ora di cena. Se invece abbiamo pranzato, ricordiamoci di fare merenda al momento giusto. Le merende e gli spuntini le dovremmo distribuire all'incirca fra 3-4 ore di distanza fra un pasto principale e l'altro. E la cena? Dovremmo cenare fra le 19:30 e le 20:30, perché dopo le 21 rischiamo di non fare andare in circolo gli ormoni che la notte ci servono per rigenerarci e recuperare le energie. Allora, dottoressa Rasio, tra la cena e la colazione, allora, quanto deve passare? Ma, allora, il minimo dovrebbe essere 12 ore di digiuno notturno, perché di notte, se non siamo impegnati nella digestione, noi ripariamo e rigeneriamo. Quindi troppa cena, una cena abbondante, una cena tardiva, interferisce con questi meccanismi fondamentali che si concentrano in queste ore notturne. Detto questo, se facciamo una cena abbondante troppo tardi la sera, io penso che vada bene saltare la colazione, perché recuperiamo con questo digiuno nelle prime ore del mattino, e ci sono delle persone che smettono di non fare colazione introducendo la colazione, che diventano in poco tempo più insulino resistenti a causa di questo continua frammentazione del cibo. Cioè, noi mangiamo troppe volte, troppo spesso. Mangiare un po' di meno in questo caso ci serve. E mangiamo meglio. Il sogno, Nicole Di Giulio. Riesce sempre a dormire, a prendere sonno senza problemi, o a volte ho un po' di difficoltà? Molte difficoltà. No, io non dormo proprio, infatti ho dormito solo 4 ore. Stress, lavoro, pensieri. Il cervello non si spegne ed ecco che non chiudiamo occhio. Ma dormire poco, sotto le 7 ore e male, può compromettere la giornata. Un adulto può diventare irritabile nel mondo del lavoro, può avere una litigiosità aumentata con i colleghi, può sentirsi sempre stanco. Se non vogliamo quindi che la nostra giornata si trasformi in un incubo, alcuni trucchi possono aiutare a fare sogni d'oro. Primo, staccate la spina, prendete del tempo per voi, un libro, una tisana calda. Secondo, rendete la stanza confortevole, la temperatura deve essere tra i 20 e i 24 gradi. Poi, almeno di notte, tenete lontano il cellulare e spegnete gli apparecchi elettronici. E ancora, l'attività fisica va bene, ma mai oltre le 20, altrimenti rischiate di arrivare a letto ancora pieni di adrenalina. Inoltre, occhio alla cena. I cibi da preferire sono sostanzialmente i carboidrati, ovvero la pasta, il riso, le patate e poi delle verdure cotte. I pomodori invece meglio di no, perché possono provocare acidità e disturbare il sonno. Allora, dottoressa Rasio, molti mangiano carboidrati a pranzo e proteine a cena, quello è giusto? No, allora, è un po' complicato. Sicuramente tante donne possono sperimentare dopo la menopausa come una cena proteica a base di carne o anche di pesce, di uovo o di formaggio interferisca con il riposo notturno, un sonno frammentato, difficoltà ad addormentarsi. Tutto questo spesso si può risolvere semplicemente mettendo i carboidrati. Perché? Perché i carboidrati sono sedativi, le proteine invece ci attivano, attivano quella branca del sistema nervoso che di notte deve essere quieta, non soltanto affinché noi possiamo dormire bene, ma anche per consentire per esempio al cervello di rigenerarsi. Di notte noi ci ripuliamo delle proteine ossidate durante il giorno, fra cui una beta amiloide coinvolta nelle malattie neurodegenerative. Se attiviamo il sistema nervoso centrale, ad esempio attraverso l'attività fisica, l'abbiamo visto, ma anche le proteine della carne, non riusciamo più a dormire bene e a depurare. E poi, presidente Burroni, ci sono dei fattori ambientali che influenzano. Infatti, nelle nostre città c'è molto rumore notturno. Noi spessissimo parliamo di smog, ma guardate che anche l'inquinamento acustico, che peraltro è normato, non dovrebbe superare 65 decibel, 55 se ci troviamo vicino a una scuola o a un ospedale, invece raggiunge dei picchi elevati, e di notte vuol dire disturbare il sonno. Il nostro bioritmo è disturbato, riposiamo male e questo si riverbera sulla nostra vita. Quello che non dovresti acquistare in rete, Nicole Di Giulio.
vista dell'estate pur di dimagrire qualsiasi scorciatoia va bene. E cosa c'è di più veloce di un click? Online c'è tutto, anoressizzanti, anabolizzanti e stimolatori ormonali, sostanze spesso vietate in Italia o il cui utilizzo è previsto solo dietro la prescrizione di un medico. L'acquisto spregiudicato e indiscriminato sul web di anoressizzanti è un fenomeno che spesso comporta successivamente delle conseguenze. Iniziamo dalla metformina. Nel nostro paese si può acquistare solo per la cura del diabete, mentre è vietata la vendita a scopo dimagrante. Visito tuttora persone che autonomamente hanno assunto la metformina, il Triac o tirosina o altre sostanze che hanno avuto tanti effetti collaterali, dalla caduta dei capelli, all'ansia, alla tachicardia, all'insonnia, e non hanno assolutamente perso peso. Ci sono anche stimolatori ormonali che agiscono sul metabolismo favorendo la perdita di peso, ma a quale prezzo? Possono alterare tantissimo il nostro equilibrio ormonale, ci possono far diventare ansiosi, nervosi, avere tachicardia, pressione alta. E per finire il 7-Ketodea, sostanza inserita nella lista nera della World Anti-Doping Agency, un precursore degli ormoni steroidei che può dare disturbi epatici. È sempre bene farsi consigliare e non fare il fai da te. Dottoressa Togliotti, medicina e fai da te non vanno d'accordo. Assolutamente, è sempre molto molto rischioso, anche perché anche quando si tratta di cosiddetti integratori, a volte noi non sappiamo l'effetto che può fare un determinato principio attivo, a volte come sotto forma di integratori in dosi magari blande non fa nulla, ma se le prendiamo magari 2 o 3 al giorno potrebbe fare lo stesso effetto di un farmaco che va prescritto soltanto in determinate occasioni patologiche. Cominciamo a pensare ad andare al mare, Nicole Di Giulio. D'estate parte la corsa alla tinterella e spesso, pur di abbronzarsi velocemente, in molti si affidano a falsi miti. Il primo, c'è chi non usa la protezione altrimenti crede di non abbronzarsi. È la scorciatoia adottata da chi in spiaggia si trasforma in una lucertola. Si rischia di diventare tutti rossi, è come se fosse una piccola ustione. Ci si spella e quindi l'abbronzatura va via. Poi c'è il finto prudente, la sua strategia. Si ha lo schermo solare ma con un filtro molto basso, tipo 6, ripetendo l'operazione più volte. E se moltiplicato 3 ad esempio fa 18 in matematica, ma non nelle creme solari, per cui la protezione rimane sempre 6. A seguire l'inseparabile dall'ombrellone, non mette la crema, tanto i raggi cattivi per lui non sono una minaccia. Sotto l'ombrellone ci si abbronza lo stesso, ma si rischia soprattutto di avere degli eritemi, non solo perché i raggi passano attraverso l'ombrellone, ma perché viene riflesso anche la luce del sole dalla sabbia e dal mare. Ma il sole non deve far paura, perché se si seguono le giuste accortezze, non esporsi nelle ore più calde della giornata e usare un filtro adeguato è un tocca sana. Il sole favorisce la produzione della vitamina D, importantissima soprattutto per il metabolismo proprio delle ossa. Allora, dottoressa Razio, fa bene o fa male il sole? Allora, è la dose che fa la medicina o il veleno. Quindi nel caso del sole, prima ne prendevamo tantissimo, senza nessuna protezione. Adesso sembra che non possiamo stare 10 minuti al sole senza protezione perché succedono cose gravissime. Quindi una via di mezzo, perché se noi mettiamo sempre la crema solare, proteggeremo la pelle dall'invecchiamento, ma stiamo scudando completamente la produzione di vitamina D, che abbiamo visto un ormone coinvolto in tantissime cose importanti. Quindi un po' di esposizione al sole, nelle ore giuste, in teoria per produrre vitamina D sarebbero quelle più calde. La radiazione ultravioletta B ci fa produrre vitamina D, ci scotta, ma è meno cancerogena della A, che invece prendiamo nei lettini solari, quindi attenzione a chi fa i raggi UVA con i lettini solari, e quindi un po' di giusta dose farà bene. Serve anche uno schemino per andare al mare. Occhiali da sole, Nicole Di Giulio. Come si sceglie la lente dell'occhiale? Gusto e la moda, che altro, insomma, che altre conoscenze. Già, la moda la fa da padrona nella scelta degli occhiali da sole, ma attenzione, perché le lenti colorate non sono tutte uguali e ognuno dovrebbe decidere in base ai propri occhi. Un miope si consiglia mettere un colore marrone perché ha una lunghezza d'onda più corta ed è meglio percepita dal soggetto miope. Per chi non vede bene né da vicino né da lontano, ovvero l'ipermetrope invece, qual è la lente giusta? Un soggetto ipermetrope
l'ipertrofe vedrà meglio con una tinta fredda quale o il grigio o il verde. I fortunati che non hanno problemi alla vista devono però seguire altri criteri. La lente gialla, per esempio, va bene nelle ore notturne, ma non di giorno. E cosa deve indossare chi guida per tante ore? Le lenti grigie, per esempio, sono delle lenti molto riposanti, ma tendono ad alterare un po' la distanza degli oggetti, quindi non vanno bene per guidare. La lente regina di chi passa la giornata al mare o in montagna, invece, è questa qui. La lente specchiata, perché la luce, riflettendo su questa lente, crea un effetto totale di protezione per il nostro occhio. Insomma, ognuno il proprio colore. Allora, avvocato, quali altri elementi per sceglierli? Guardi, la legge, quando descrive gli occhiali da sole, li definisce dispositivi di protezione personale, che sembra un linguaggio burocratese, però racconta quella che è la loro funzione principale, appunto la nostra protezione, mentre invece quando noi li andiamo a comprare utilizziamo tutti altri criteri, la moda, l'abbinamento con un vestito, e tralasciamo quella che è la parte più importante, che è la lente, che fra l'altro è la parte meno costosa rispetto al paio di occhiali che andiamo a comprare, per cui facciamo attenzione a questo. Alle cose che contano. È freddo, è Gilda Verini. Fresco dissetante, ma quando comprate la bottiglia di tè freddo date un occhio all'etichetta. Potreste star comprando una bevanda che col tè non c'entra molto. Guardate innanzitutto se si tratta di infuso o estratto di tè. Beh, l'infuso intanto è molto più simile a quello che potremmo fare noi a casa. Invece l'estratto è ottenuto dalla polverizzazione delle foglie del tè. E quindi è liofilizzato. In entrambi i casi, se il colore è così intenso, probabilmente sono stati aggiunti coloranti. Questo colore è aiutato, in realtà, da coloranti artificiali come per esempio il caramello. E il caramello non solo ci dà altri zuccheri, ma se assunto in grandi quantità può risultare cancerogeno. E poi ci sono gli aromi. Se c'è scritto aromi naturali vuol dire che un po' di pesca o di limone dentro c'è davvero, ma giusto un pezzettino e un goccio così. Se invece trovate solo aromi senza naturali, significa che si tratta di sostanze chimiche. Infine, fateci caso, il tè industriale è meno amaro di quello fatto in casa. Questo perché dal tè industriale vengono tolti i polifenoli, che danno al tè che facciamo a casa il sapore amarognolo, ma sono anche quelli che ci fanno bene. Quindi depriviamo il tè di una proprietà benefica, che è quella di proteggerci dai danni dei radicali liberi. Dottoressa Razio, ma almeno tolgono la sete? No, beh, sono una fonte di zucchero, lo zucchero che noi dobbiamo ridurre. Adesso vediamo spesso quei bambini che sono magari magretti e hanno tutti un po' di pancia. Questa pancia qui è segno di steatosi epatica e insulino resistenza, ormai pervasiva. Perché? Perché la nostra alimentazione è piena di zuccheri ovunque, addirittura nelle bibite. Fra l'altro, voglio dire, se noi facessimo a casa una bibita a base di acqua, caramello e un po' di zucchero, non ci verrebbe mai in mente di berla, ma più o meno vediamo che è quasi questo. I dolcificanti artificiali sono peggio dello zucchero nell'indurre iperglicemia e insulino resistenza. Un buon tè verde, facciamolo a casa, un tè freddo, costa poco ed è più buono. E ci salviamo. La Macedonia, Gilda Verini. Sembra facile fare una buona macedonia, ma non è così. La frutta andrebbe scelta e mixata in base agli zuccheri che contiene, perché se la quantità di zucchero nel sangue si alza troppo rapidamente, si abbassa poi altrettanto rapidamente e in breve ci viene fame e ci sentiamo scarichi di nuovo. Sarebbe opportuno scegliere la frutta a basso indice glicemico da associare eventualmente a uno, massimo due frutti ad alto indice glicemico. Vediamo allora quali sono i frutti molto zuccherini. I kiwi, le albicocche, le banane, banane quando sono mature, l'anguria e anche l'ananas. Ecco invece quelli che lo sono meno. Le fragole, anche le ciliegie, le pesche, i mirtilli e gli altri frutti di bosco, le prugne, le mele, le pere e anche l'uva. Un esempio di macedonia che ci fa tornare fame subito è questo: anguria, banana, kiwi pieni di zucchero e mela meno. Meglio allora scegliere un solo frutto molto zuccherino, la banana matura ad esempio, e aggiungerne altri che lo sono meno: prugne, ciliegie, fragole, mirtilli. E dimenticatevi la macedonia a fine pasto. Sarebbe opportuno in realtà mangiare la macedonia agli spuntini, quindi lontano dai pasti. Questo perché, soprattutto se un pasto già comprende una quota di carboidrati, con la macedonia a fine pasto noi ne aggiungiamo un ulteriore. Bentornato professor Tic. Allora, grazie. Ricominciamo a sfatare i falsi miti. Partiamo da quelli sulla digestione. È vero o no che le uova sono difficili da digerire?
Ma questa è una delle tante cattive fame che spesso perseguitano le uova. Non sono particolarmente difficili da digerire. Le uova crude o alla coque lasciano lo stomaco in circa 2 ore e mezza, le uova sode in circa 3 ore. Se pensiamo che il latte ci mette anch'esso 3 ore e che la carne ci mette più di 3 ore, 3 ore e mezza, vediamo che non è un alimento particolarmente difficile da digerire. Lo yogurt è un toccasana per l'intestino. È una fama un po' esagerata. Lo yogurt è un ottimo alimento, è un alimento che ha tutti i pregi nutritivi del latte, poi contiene delle proteine in parte predigerite, quindi molto più facile da digerire, un calcio molto facilmente assorbibile, il lattosio è parzialmente scisso nello yogurt. Però dal punto di vista del rinnovare o migliorare la flora batterica intestinale e di risolvere eventuali problemi di stipsi, in realtà funziona abbastanza poco, perché il semplice fatto che i suoi ceppi batterici vengono in gran parte distrutti dal passaggio attraverso il pH molto acido dello stomaco. Invece, diverso il problema dei latti fermentati, questi hanno dei ceppi batterici che resistono bene al pH acido dello stomaco e arrivano a colonizzare appunto l'intestino colon, migliorando la flora batterica. È vero o no che la mozzarella è un formaggio leggero e quindi più facilmente digeribile? Ma formaggi leggeri e formaggi magri in realtà in pratica non esistono, almeno a parte quelli light che sono prodotti proprio a partire da latte magro, ma questa è un'altra categoria. La mozzarella è certamente, i latticini in generale contengono più acqua rispetto ai formaggi maturi, molta più acqua, e quindi certamente sono meno calorici. Però la mozzarella normale di mucca ha circa il 19% di grasso, la mozzarella di bufala è il 24%, quindi la prima circa 240 calorie ogni etto, la seconda circa 300. E poi il problema è che sono così gradevoli che è molto difficile mangiare piccole quantità. In genere ne abusiamo sempre e sono un po' difficili da digerire anche, nonostante il loro aspetto innocente, perché hanno un coagulo di caseina poco maturo, per cui i nostri enzimi digestivi mettono più tempo ad aggredirlo e a digerirlo. Quindi non fidarsi, attenti. Sì. Dunque, il calcio presente nell'acqua favorisce o provoca i calcoli renali. Quello si dice in genere soprattutto nell'acqua del rubinetto. Sì, questa è una storia abbastanza vecchia, che un tempo aveva una sua validità, poi è stata smentita dalle ricerche successive. Su questo i nefrologi sono del tutto d'accordo. Il calcio presente nell'acqua, innanzitutto lo assorbiamo in buona parte. Pensi che nella quantità di calcio disponibile per la popolazione italiana, il 56% circa proviene da latte e derivati, ma il 10% dall'acqua, quindi lo assorbiamo con una buona efficienza e lo utilizziamo. E non provoca aumento della calcolosi renale, perché si è scoperto che addirittura può avere un effetto preventivo, perché nel lume intestinale il calcio dell'acqua lega lo salato, lo vincola, lo sequestra in un certo senso e così si elimina attraverso le feci. Quindi anche i nefrologi oggi sono d'accordo. Un tempo veniva il pilastro della dieta per chi ha rischio di calcoli renali e bere abbondantemente tutta la giornata, piccole quantità in continuazione. Ma un tempo venivano appunto proibite le acque ad alto residuo fisso. Adesso vengono concesse tranquillamente anche queste in base a queste nuove scoperte di cui ho parlato poco fa. Grazie professor Picca. A voi, buonasera. Bene, adesso che nel suo programma è tornato a parlare di politica, non mi pare, stasera c'è ospite Bersani, per cui... Vabbè, dottor Floris, noi, ecco, vede, per esempio, no? Noi a questo punto avremmo voluto fare una battuta su Bersani, ecco, perché sa che c'è l'ospite lì, noi facciamo la battuta, ce la ridiamo, però poi... Abbiamo letto una sua intervista sull'Espresso, dove alla domanda, la domanda era: sul vostro movimento i sondaggi non sembrano ottimisti. Bersani, citiamo, risponde. Se 100 anni fa avessero fatto un sondaggio sulla tavola degli elementi, avrebbero trovato il 66% di tungsteno, il 32% di cadmio, il 20% di beriglio e appena il 3% di uranio. Ma la bomba atomica è stata fatta con l'uranio. I sondaggi non leggono la dinamica. Cosa cazzo? E noi qui ci arrendiamo, alziamo le mani dopo 25 anni che spariamo cazzate. Giù il cappello davanti al maestro. Dai. Tra l'altro, paragonarsi... Sì, tra l'altro ho avuto un'ideona, Stavo pensando, paragonarsi ad una bomba in questo periodo porta anche un sacco di voti. Sì, sì, le bombe, insomma. E poi, parlando della tavola degli elementi, si è dimenticato di citare Renzi. Che sarebbe? Lo stronzio, è naturale. certo. Vabbè. È vero, scusami. Dottor Floris, abbiamo visto prima
un ospite a sorpresa stasera, è quasi uno scoop. Uno che credo sia la prima volta che si faccia vedere in TV. Sì, sì, si chiama un giornalista, si chiama Marco Travaglio, ecco, sì. Credo si chiami così. Ma come avete fatto a convincerlo, dottor Flores, una persona così schiva? Noi siamo contenti, almeno stasera lo vediamo in faccia. Dai, dicevamo, ma come sarà fatto Travaglio? Travaglio è venuto così tante volte da Flores che non è più un ospite, è un ostaggio praticamente. Che poi Travaglio... Grazie. Voi Travaglio lo vedete così? Sì. Ma come sarà a casa Travaglio quando parla con sua moglie? Sì, perché noi lo vediamo sempre in TV, no? Però lo vediamo che è un po' rompino. Ve lo immaginate Travaglio a casa? Cioè che la moglie gli dice tipo, Marco amore, vabbè, vado a prendere i soldi in banca, ciao. Cosa c'è Marco? Che te li dà i soldi, il padre della Boschi? Ma no, il bancomat, Marco, dai, su. Il solito inciuccio coi poteri forti, lo diceva Montanelli. Ma dai, basta questo Montanelli, dai, vabbè, amore, dai, non rompere. Marco, scusa, dove sono le chiavi della macchina che... Forse ti infastidisce parlare della multina che hai preso nell'87? Come fai a sapere che ho preso una multa? Avevo 19 anni, ho anche pagato subito, amore, ma... Hai patteggiato la pena con le forze dell'ordine, come il nano di Arco, ma eh? Ma senti, non ho patteggiato, non rompere, Marco, dai, vabbè, ci vediamo stasera per cena. Ma cosa c'è? La solita pastetta. Ma che pastetta? Chi ha invitato? Avrà invitato Denis Merdini e Lebetino di Rignano. Insomma, diamo una brutta notizia ai familiari di Marco Travaglio... Tra una settimana di martedì finisce, quello torna a casa, avete sette giorni di tranquillità e basta. Prima di andare via, dottor Flores, grazie, ci lasci salutare il suo prossimo ospite, il nostro amico Alessandro Di Battista. Grandissimo Dibba. Beh, devo dire che è il nostro preferito. Intanto è un simpaticone, ride sempre, poi noi lo amiamo. Da quando Gasparri lo ha definito il bombolo dei 5 Stelle, è proprio... non comincia. Vabbè, a proposito, Di Battista, ma è vero che adesso per andare al governo vi mettete d'accordo con Salvini? Avevo fatto la legge elettorale. Che c'è? Ertedeschellum, mortacci vostri. No! Forse mettevo d'accordo con Salvini, andavo al governo. Ma senta, Dibba, smetta. Ma, Di Battista, ma non c'entrate niente con Salvini, su cosa vi mettete d'accordo? Roma ladrona! A commissa sti negri non fanno un cazzo. Non dice così. Aiutiamoli a casa loro. Ma dov'è casa loro? All'anima dei mortacci. No, basta! Onestà! Vabbè. Onestà! Chiudiamo con un fatto di cronaca. È stato finalmente arrestato a San Luca in Calabria il boss dell'Ndrangheta Giuseppe Giorgi. Sì, ha fatto scalpore il Vito del boss che esce scortato dai carabinieri, si ferma e si fa baciare la mano dai vicini, quei carabinieri che non fanno nulla. Allora, adesso, noi siamo due comici, io sono anche figlio di un carabiniere, per cui massimo rispetto per l'arma, ma tu arresti uno dopo 23 anni che lo cerchi? Già. E intanto dov'è che lo arresti? Dopo 23 anni? Dove sarà? A casa sua, con le figlie. È proprio vero che quando cerchi una cosa è sempre nell'ultimo posto che ti aspetta. E intanto, questo boss esce di casa e bacia la mano dei vicini come se fosse Mick Jagger, con 5 agenti intorno a lui che non muovono un dito. Il procuratore di Reggio Calabria ha dichiarato questo non è un segno di debolezza dello Stato. Procuratore, ma cosa doveva fare? Pisciare sulla gazzella? Arrivederci! Ciao a tutti, buona serata! Mercoledì, Dixia Portel. Eccoci, buonasera. Anche questa sera è mercoledì e la maggior parte dei quotidiani che stanno uscendo danno ampio risalto ai 5 Stelle, in particolare alla notizia della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha chiesto al prefetto di limitare la presenza di immigrati in città e di chiudere i campi Rom. Vi faccio vedere subito l'apertura del Corriere della Sera, che apre proprio con questo. Basta migranti, svolta 5 Stelle. Stessa cosa per La Repubblica, la rincorsa 5 Stelle alla Lega. Infatti ne parla con una fotografia in prima pagina anche Libero, la Raggi si butta a destra per non affogare, quindi la svolta del movimento di Grillo a destra. La stessa notizia troviamo anche sul quotidiano Avvenire, ma con un taglio un po' diverso, e vengono ricordate le parole del Papa in occasione della giornata mondiale dei poveri, che dice: stiamo accanto ai miseri con fatti e non con parole. A questo punto però direi che è tutto.
Raffaele Cantone, benvenuto, magistrato, lo conoscete, alla guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. È da poco uscito il suo libro La corruzione spuzza, tutti gli effetti sulla nostra vita quotidiana della malattia che rischia di uccidere l'Italia. Allora, lei è alla guida di questa Autorità Anticorruzione da 3 anni ormai, come sta l'Italia nel suo complesso? Ma luce ed ombre. Luce ed ombre nel senso che ci sono sicuramente problemi, i problemi emergono dalle indagini giudiziarie, ma non solo, ci sono oggettivamente questi dati che emergono anche dalle classifiche internazionali che comunque ci pongono in una posizione di retroguardia. Però piccole luci ci sono, gli ultimi anni per esempio l'Italia ha guadagnato posizioni proprio nella classifica di Transparency International, ha guadagnato 9 posti. C'è una consapevolezza nel Paese della corruzione come danno. Io credo che abbiamo avviato un percorso, ma lo abbiamo solo avviato. Senta, dice il suo collega Davigo che l'Italia invece è più corrotta che ai tempi di Tangentopoli. Ma io non sono d'accordo, o comunque non sono del tutto d'accordo. Io credo che le vicende di Tangentopoli oggi non possono essere paragonate con quelle di oggi. Vicende come quelle del processo Enimont, la Maxi Tangente, non abbiamo più ritrovate. Vicende nelle quali sistematicamente i partiti politici svolgevano, diciamo, il ruolo di fatto di stazioni appaltanti. E loro che decidevano cosa si facesse e cosa non si facesse nel Paese, non ci sono più. Questo non significa che la corruzione non ci sia, non sia sistemica e non sia diversa rispetto al passato. Io credo che sia difficile fare i paragoni, ma quel periodo non è oggi. Fortunatamente è passato. Le faccio vedere la foto che oggi ha colpito tutti noi. La foto presa in un ospedale napoletano, eccola qua, una signora ricoverata coperta di formiche. Tra l'altro lei era stata in coscienza, quindi una situazione su cui non poteva fare niente. E questo ha colpito tutti. C'è un nesso tra mala sanità e corruzione? Di tutto io faccio fatica persino a credere che sia vera questa è foto, allucinante. Perché questa è una foto allucinante che non fa onore a un paese civile e non fa onore a una città che è la capitale del sud, che comunque ha anche sotto il profilo degli ospedali problemi ma anche eccellenze. Certamente c'è un collegamento fra mala sanità e corruzione. Chi vede una foto del genere, come si avvicina ad una struttura sanitaria pubblica? Per fortuna sappiamo che è un'eccezione, ma ovviamente questo fa pensare che ci siano trattamenti di serie A e trattamenti di serie B. Mi auguro che questa foto, se vera, non venga lasciata come un fatto puramente oleografico e se ne tenga conto. E si passa l'azione. Il bello del suo libro è che percorre il mondo della corruzione, diciamo, non nei punti classici dove la andiamo a cercare, no, ma fa vedere quanto pervasivo sia poi questo sistema. E un altro tema che viene spesso toccato è quello dell'assistenza ai migranti, che è diventato un business. Là cosa ci può dire? Posso dire che purtroppo lì dove ci sono tanti soldi e ci sono emergenze, la corruzione in qualche modo si inserisce sempre. Lo abbiamo visto già nelle vicende di Mafia Capitale, c'erano stati alcuni aspetti che avevano riguardato la vicenda, diciamo, di assistenza ai migranti. E devo dire che ovviamente il tema è sempre dovuto anche alla scarsità e alle difficoltà di programmazione. Cioè, questa non può essere considerata oggi un'emergenza come poteva essere in passato. Sappiamo che ormai da anni c'è una presenza di migranti nel nostro paese, il problema è programmare con correttezza. Quando all'ultimo momento si prova a trovare la soluzione, spesso la soluzione non è quella migliore, è anche una soluzione non sempre rispettosa delle regole. Cioè l'emergenza, il terreno in cui interviene... L'emergenza è... Perché il potere passa discrezionale, passa alla persona che può risolvere. E poi passa chi lo può risolvere senza porsi tante domande, senza porsi... Allora, sì, tanti controlli quando vengono fatte le procedure ordinarie, nessun controllo quando invece vengono fatte in modo emergenziale. L'emergenza è sempre stata uno dei genitori prossimi della corruzione. Senta, questa sua autorità dovrebbe avere i superpoteri, perché ogni volta che c'è un problema dicono beh, ma ci rivolgiamo a Cantone all'ANAC. È stato fatto il suo nome per tutto, anche per gli arbitrati dei risparmiatori che hanno perso i soldi nelle banche. Di quel settore cosa ci dice? Ah, prima di tutto non è un problema dell'autorità, lì si trattava di individuare una responsabilità per chi potesse fare gli arbitrati e diciamo si è ritenuto per una serie di ragioni, di scelte
di carattere generale, di individuare nell'ANAC che era estranea a tutta la questione delle banche. Ad oggi non c'è ancora il provvedimento, che io sappia il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa della registrazione della Corte dei Conti, però devo dire che i risparmiatori hanno ricevuto gran parte dei soldi direttamente dal fondo. Negli arbitrati, gli arbitrati resteranno una serie di posizioni delicate, ma per fortuna numericamente poco significative rispetto agli risparmiatori che già hanno ottenuto o stanno per ottenere, diciamo, l'indebito che loro dovevano ricevere. Quanto la mette in difficoltà l'essere chiamato continuamente in causa? L'essere chiamato come garante di ogni azione su cui la politica comprende di avere un dubbio addosso. Ogni volta che si deve occupare qualcosa dice, beh, ma ci rivolgeremo a Cantone, ci rivolgeremo all'ANAC. Ma ci mette in difficoltà, però è anche un po' un momento di riconoscimento. Cioè questa autorità che è nata, come lei diceva, all'inizio da 3 anni, comunque è riuscita a ricavarsi un ruolo ed avere uno spazio. Noi proviamo a dire che cosa facciamo e anche che cosa non possiamo fare. Per esempio stiamo dicendo che noi non mettiamo bollini sugli appalti, non spetta a noi, le pubbliche amministrazioni hanno la loro spazio di discrezionalità e certamente noi non ci sostituiamo. Però in 3 anni siamo riusciti in qualche modo a dare un senso all'esistenza di un'autorità amministrativa che si è imposta anche all'opinione pubblica e questo non mi sembra pochissimo. Non è male. Senta, la corruzione spuzza è una frase del Papa. Sì, è una frase del Papa. Cosa vuole dire? Spuzza. Il Papa lo utilizza dicendo al posto di puzza e questo Papa parla tantissimo di corruzione rispetto ai pontefici precedenti, perché evidentemente anche per la sua esperienza conosce benissimo la corruzione e lo dice continuamente perché sa benissimo quanto la corruzione sia uno strumento per esempio che giustifica le disuguaglianze. La corruzione è un furto di democrazia, un furto di futuro e dove c'è corruzione ci sono tante disuguaglianze. È importante che il Papa lo dice, quella frase fra l'altro detta a Scampia, utilizzando un verbo del dialetto del nord, soprattutto torinese, credo che sia rimasto in prezzo molto più se avesse detto genericamente la corruzione puzza. Raffaele Cantone, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie. Andiamo a Perdas de Fogu, il paese più longevo d'Italia. Andrea Scazzola. Alle 5 mi alzo, mi lavo e vengo qui. Alle 6 apro. Ma quanti anni ha lei? 94. A 94 anni Adolfo Melis lavora ancora, tutti i giorni. È uno dei segreti della longevità, l'altro probabilmente la genetica, perché i Melis di Perdas de Fogu, un paesino nel centro della Sardegna, sono una famiglia da record. Questo è il bar dei Melis, la famosa famiglia che ha conquistato il record del mondo come la famiglia più longeva del pianeta. Sono complessivamente 939 anni e 6 giorni, ciò vuol dire con una media di età di 93 anni. Perdas de Fogu vanta un tasso di mortalità che sfiora l'8 per mille, che è il più basso d'Italia. Zia Consolata è arrivata a 108 anni e 2 anni fa se n'è andata. Oggi il più anziano dei Melis è Antonino. Quanti anni ha? 98, sempre normale, allegro. E c'è anche Vitalio, ancora giovanissimo. 91 e mezza per essere precisi. Per vivere a lungo bisogna lavorare continuamente, non arrendersi mai. Sulla longevità qui a Perdas de Fogu sono stati scritti libri, studiato il DNA degli abitanti alla ricerca del segreto dei centenari. Perché qui non ci sono solo i Melis. Il più vecchio è Vittorio Palmas, scampato a Bergen-Belsen, il campo di concentramento dove morì Anna Frank. Quanti anni ha? 104, ho fatto il contadino e poi ho fatto la guerra. I prigionieri venivano mandati alla pesa e chi pesava sotto i 35 inviati al forno crematorio. Quel giorno Vittorio pesava 37 kg, per 2 kg ha salvato la sua vita. Avere 100 anni non è soltanto un record biologico, è qualcosa di più, una miniera di storia, di ricordi, di saggezza antica. Annunziata, 95, lavoro nell'orto, perché vergogna è di lavorare nell'orto. Dobbiamo mangiare, se no come facciamo? La mia vita è così, di nascita sino alla morte. Americani, giapponesi sono venuti qui per capire perché in un piccolo paese dell'Ogliastra si viva così a lungo. La conclusione è banale ma vera, cibi genuini. Quello che abbiamo mangiato l'abbiamo coltivato sempre noi.
E così si vive a stare, capito? Io l'assaggio io che mi piace. Mangiano corbezzolo, tutte le piante, quindi il formaggio viene buonissimo. Tutte le erbette che mangiano fanno da antibiotico naturale. Ma il segreto, come sempre, è sotto gli occhi di tutti. The Melis Family Minestrone, come lo hanno chiamato alla TV americana NBC. Sin da piccoli abbiamo mangiato sempre minestrone. Ci dà energia. Ma l'energia gliela passo io. Col minestrone si può fare anche l'amore. Anche l'amore ci vuole. Finché la barca va. Bentornata Maria Grazia Contini, buonasera, pedagogista. Con lei abbiamo fatto un percorso nelle emozioni. Allora, vivere a lungo e vivere bene, che peso ha, diceva uno degli intervistati, l'allegria? No? Allora, narra una leggenda indiana che una sera la morte si recò in un villaggio per svolgere il suo lavoro e si avvicinò a una capanna dove c'era qualcuno da portare via. Ma la porta era chiusa. Allora accostò l'orecchio e da dentro sentì provenire un coro di risate allegre. La morte ascoltò per un po' e poi si allontanò. Se ne andò. Quindi l'allegria aiuta a vivere a lungo. Ma è vero o è un proverbio, un luogo comune? La storia però ci dice che è un'allegria condivisa, conviviale, fatta di socialità. Le risate non sono risate sguaiate, no? Da sballo, da sbordi, sono gioiose. Quindi allegria, convivialità, socialità con gli altri e gioia. Questi possono aiutare, perché bisogna dire una cosa, cioè un conto è, da un punto di vista medico, studiare, un po' verificare che cosa può contribuire ad allungare tanto la vita. Dal nostro punto di vista di scienze umane, a noi interessa soprattutto capire che cosa può rendere positivo la qualità della vita di chi vive a lungo. Cioè il contenuto più che... Sì, perché a tutti è capitato di vedere delle persone molto anziane che magari non avevano dei problemi gravissimi di salute, però così limitati dal punto di vista degli spostamenti, della quotidianità, da non aver voglia, no? Di arrivare a essere così. Quindi la longevità di per sé, per noi, non è un valore. Lo è se la qualità della vita è buona. Se ne vale la pena. E ne vale. Senta, quali sono allora le emozioni che contribuiscono a rendere più meritevole la vita di essere vissuta? Dunque, allora, cominciamo col dire che quelle negative più o meno sappiamo quali sono, lo sappiamo proprio anche dal senso comune, sappiamo che stare sempre in tensione, competitivi, con stress, con rabbia, fa male alla salute. E abbiamo delle espressioni per dirlo, no? Lo stomaco attorcigliato, la testa che scoppia. E adesso le neuroscienze stanno facendo una bella divulgazione, ci dicono guardate che in quei casi avete il cortisolo, che è l'ormone dello stress, che è altissimo. Se noi adesso qui facessimo una prova del cortisolo capiremmo chi è più stressato e chi meno, perché si sa. Però questa precisazione a cosa serve? A far capire che le emozioni non sono quella cosa fantasiosa inventata da noi donne, ma qualcosa di molto serio, radicato nel corpo, che può incidere sulla salute del corpo. Qualche esempio positivo, come si sta bene? Con quale... Allora, sul positivo, più che parlare di emozioni, preferisco parlare di due attivatori di emozioni. Secondo me ci sono due motori che mettono in moto le emozioni positive, e sono la curiosità e la progettualità. Essere curiosi vuol dire avere uno sguardo su di noi e sul mondo disponibile allo stupore. Pensiamo ai bambini piccoli, quanti dicono, no? Tutte le volte che fanno delle scoperte. Noi crediamo da grandi, da adulti e soprattutto quando diventiamo anziani, di non avere più niente da scoprire, di sapere già tutto, di sapere come vanno le cose, male, di sapere come siamo noi e gli altri, così così, e diventiamo disincantati, quando non cinici, che adesso questo è anche molto anche di moda. Questo però viene dalla ritualità della giornata che si passa molto spesso, no? Perché sì, succedono sempre le stesse cose. Sempre le stesse cose. Allora, cosa bisogna fare? Dirigere il nostro sguardo intanto fuori da noi, non tenerlo circoscritto al nostro perimetro, ma soprattutto cambiare occhiali, perché gli occhiali li abbiamo tutti, non solo noi che portiamo questi, ma cambiare occhiali vuol dire cambiare sguardo.
e quello non ci può fare che bene. E come ci si arriva a questo? Questo è legato alla progettualità, no? Cosa può spingere a inventare qualcosa di più, allora, a scegliere quindi di essere longevi? Quando diventiamo anziani è chiaro che l'orizzonte davanti a noi si restringe. È vero che nessuno di noi sa quando morirà, però l'anziano sa che quel quando non è lontanissimo. Allora che pro fare dei progetti se non sappiamo nemmeno se avremo il tempo di poterli realizzare? Invece no, invece la progettualità è positiva di per sé. Cioè quando noi facciamo un progetto ci proiettiamo in avanti, nel futuro, è come se in qualche modo dilatassimo quell'orizzonte che si sta restringendo e lo facessimo diventare abbastanza largo da contenere il nostro progetto. Nasce un nipotino a dei nonni e i nonni dicono: io voglio seguirlo, voglio prendermi cura di lui, voglio vederlo crescere, almeno fino alla prima elementare. Ecco, allora è come se quel tempo davanti a noi dovesse allargarsi e comprendere quei 6 anni almeno. Grazie professoressa, grazie davvero di essere stata con noi. Grazie. E benvenuto a Nando Pagnoncelli. Buonasera. Cosa abbiamo domandato agli italiani questa settimana? Ma innanzitutto, chi ritengono abbia vinto le elezioni di domenica scorsa, lo vediamo con il cartello 1, il 43% ritiene che non abbia vinto nessuno di loro, o non è in grado di rispondere, 27% pensa che abbia vinto Berlusconi, 25% Renzi, solo 5% Beppe Grillo. Poi abbiamo parlato della data delle elezioni, quando sarebbe opportuno tenere le elezioni tenuto conto dei problemi del Paese, lo vediamo con il cartello 2. 38% pensa che sia indifferente la data delle elezioni per risolvere i problemi del Paese, 29% vorrebbe che si andasse a votare alla fine della legislatura nel 2018, mentre il 26% preferirebbe andare a votare il più presto possibile, cioè a settembre. Poi ancora abbiamo parlato del provvedimento adottato dall'allora governo Renzi, che trasferiva appunto i compiti da Equitalia all'Agenzia per le Entrate, e abbiamo chiesto quali saranno le conseguenze nel suo rapporto con le tasse. Prevale il pessimismo come sempre quando parliamo di tasse. Cartello numero 3, vediamo: 58% pensa che non cambierà assolutamente nulla, 22% si aspetta un peggioramento, 11% un miglioramento. Da ultimo l'euro. Quali sono le previsioni? Rimarremo nell'euro, ritorneremo alla lira? Lo vediamo con il cartello 4. 3 italiani su 4 ritengono che non usciremo mai dall'euro, il 16% al contrario ritiene che un giorno l'Italia ritornerà alla lira uscendo dall'euro. Grazie Nando. Grazie a voi. Benvenuta Giovanna Melandri. Benvenuta, Presidente Human Foundation e Fondazione Maxi. Parliamo della Human Foundation, 5 anni la dirige, cos'è? Allora, ha presente quelle gallerie del vento dove si testa resistenza, velocità delle macchine? Ecco, Human Foundation è una galleria del vento dove sperimentiamo e testiamo modelli di innovazione sociale, progetti innovativi nel sociale. Come lo facciamo? Lo facciamo assistendo e sostenendo le imprese sociali nel nostro paese, usando la cultura della valutazione dell'impatto sociale e soprattutto integrando cultura d'impresa alla dimensione sociale. Allora, cercate modi per aiutare chi sta male. Sì, okay. Con l'innovazione, modi innovativi. Con l'innovazione sociale. C'è bisogno in questo momento, in questo paese, di molta innovazione sociale. Organizzare diversamente le cose perché le persone stiano, sì, meglio. Una mappa della marginalità in Italia. Beh, le grandi periferie urbane, gli anziani soli, le povertà educative, le politiche di integrazione, di assistenza agli domiciliari, agli anziani, tante. Devo dire che il punto è questo: noi abbiamo un sistema di welfare, non solo in Italia, un po' in Europa, che è robusto, strutturato, non senza i suoi problemi, nella, certo, parte previdenziale, nella parte sanitaria, molto più fragile nella parte socio-assistenziale. E quindi cosa fa Human? Human cerca di costruire modelli, anche guardando un po' a cose interessanti che sono successe in Europa negli ultimi anni, a modelli per incrementare risorse anche da parte dei privati, di portare risorse dei privati nell'innovazione sociale e di incrementare le risorse per questa progettualità. Ci faccia degli esempi. Beh, proprio ieri, l'altro ieri, a Torino abbiamo presentato il primo schema, lo dico in inglese ma si può dire anche in italiano, pay by result. Che cosa vuol dire? È uno schema che si, pay by result vuol dire si paga quando si vede il risultato. Diciamo, è un di per sé ci piace, ci come piace, idea. No? Allora, vediamo come è un intervento di risocializzazione e rieducazione nel carcere circondariale di Torino,
costruito così, lo Stato eroga risorse pubbliche solo laddove si vedono i risultati, cioè si fissa un obiettivo, in questo caso l'obiettivo è ridurre fortemente il tasso di recidiva di quel carcere. Okay. Cioè uno esce e non commette più reati. Esatto, non si reitera il crimine e l'obiettivo è fissato dall'amministrazione pubblica, in questo caso il ministro Orlando con il Ministero della Giustizia insieme a noi ha stabilito qual è l'obiettivo, ridurre il tasso di recidiva di quel carcere e quindi anche la sicurezza di quella comunità e quindi anche sostenere la funzione risocializzante del carcere, perché quello è la vediamo funzione. Se funzioni, tu allora, prendi che cosa succede? Criminali, vediamo come escono. Succede questo, che ci sono dei privati, degli investitori, in questo caso a Torino l'accordo l'abbiamo fatto con CRT, con la Cassa di Risparmio di Torino, e con Unicredit, che anticipa delle risorse per costruire questo progetto che durerà 3 anni, obiettivo ridurre il tasso di recidiva. Se l'obiettivo sarà raggiunto, lo Stato restituirà quelle risorse, quindi di fatto è un meccanismo virtuoso in cui lo Stato non paga e non eroga risorse alla cieca, ma le eroga quando il risultato c'è e il risultato sociale c'è. Il privato non fa beneficenza, ma investe risorse che poi ritorneranno e che quindi potrà a sua volta reinvestire in altri progetti sociali. E gli operatori del terzo settore che lavorano in quel carcere, brevissime nel carcere circondariale di Torino in questo caso, sono sfidati al risultato stabilito. Se non lo ottengono, chi paga? E questa è una buonissima domanda. Se non lo ottengono, chi si prende il rischio? Il privato. Lo Stato restituirà una parte di quelle risorse, ma non tutte. In questo caso stiamo negoziando, probabilmente sarà 60-40%. Ma è un modello che rivoluziona, io devo dire, è un po' una rivoluzione copernicana nelle politiche sociali, che può essere esteso a tutte le politiche di prevenzione, può essere esteso alle povertà educative, alle politiche per l'inserimento scolastico, alle politiche di prevenzione contro le malattie. Chi va dato l'idea? Beh, Human è nata per questo 5 anni fa. Io ho studiato per un po' di tempo. Devo dire, è un modello che nasce in Inghilterra, si chiama SIB, Social Impact Bonds. Oggi sono diffusissimi, ce ne sono una settantina in Europa. Ne è partito un SIB qualche giorno fa per intervenire, per prevenire il diabete, per esempio. È un meccanismo che è virtuoso in sé. Anche perché un paese come il nostro, in cui le politiche sociali non si basano mai sulle evidenze, perché basare l'erogazione di risorse pubbliche sul risultato significa basarle sull'evidenza del risultato raggiunto. Complimenti, grazie. Bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille. Arrivederci. Allora, lo abbiamo detto, è l'ultima puntata di questa stagione, dovevamo scegliere un protagonista della stagione politica, non abbiamo avuto dubbi, il Senato. Siamo a Roma, Piazza Madama, Palazzo Madama, il Senato della Repubblica. Dottor Claudio Tosi, capo della Questura del Senato, e dottoressa Buongiorno. Alessandra Di Biase, capo dell'Economato del Senato. Dove siamo? Siamo davanti a Palazzo Madama, che prende il nome da Margherita d'Austria, figlia naturale di Carlo V, dell'imperatore. E qui si stratifica la storia del nostro paese. Si parte, scopriremo che abbiamo le terme romane sottoterra, poi nel Medioevo varie proprietà e varie costruzioni, dalla famiglia romana dei Crescenzi, che ha lasciato una torre che è la parte più antica di tutto Palazzo Madama rimasta, i monaci dell'abbazia di Faffa, i francesi della vicina chiesa di San Luigi dei Francesi, fino al Senato della Repubblica. Andiamo a vedere. Questo è il cortile d'onore? Il cortile d'onore di Palazzo Madama, una volta in questo cortile e anche dove attualmente l'aula, cioè era un grande cortile dove arrivavano le diligenze, perché è stata sede le carrozze con la posta. Quindi dove ora è l'aula, prima era un rimessaggio. Esatto. Un garage. Esatto. Qui siamo nel primo piano di Palazzo Madama. Salone Garibaldi, che svolge un po' le funzioni del famoso transatlantico che è alla Camera. E invece dove ci si incontra, dove si cammina. Questo palazzo è stato anche... Era proprio la sede dei Medici a Roma, una sorta di loro ambasciata presso lo Stato della Chiesa.
Questo è il Salone del Risorgimento, abbiamo quindi Mazzini, Garibaldi, il quadro di Cavour, e dipinto di Vittorio Emanuele II. Qua viene dato l'ordine del giorno. Sì, è uno dei luoghi dove viene esposto l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea. È il momento di entrare nell'aula. Ecco l'aula del Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato, Piero Grasso, grazie per ospitarci in questa visita. È veramente un piacere per me potervi ricevere in quest'aula. Beh, è emozionante entrare. Anche per me, la prima volta è stata emozionante. Io mi siedo là, lassù, quel posto lì al centro. Cosa fa il Presidente del Senato? Innanzitutto deve regolare i lavori d'aula, deve far rispettare il regolamento e deve avere una posizione di assoluta imparzialità ed equidistanza tra la maggioranza e l'opposizione. Però lui stesso è un senatore, quindi ha una parte politica. Sì, ma dismette la parte politica nel momento in cui diventa Presidente del Senato. È facile farlo? Ma per me è facilissimo, perché per una vita ho fatto il magistrato in cui l'imparzialità era un qualcosa che non solo era sostanziale, ma anche doveva apparire l'imparzialità del magistrato. Quindi per me è stato molto facile. Sarebbe stato più difficile fare il politico a tempo pieno. È stato fortunato. Possiamo andare nei banchi e vederli? Prego. Cosa questo sono queste? Intanto questo è il banco del governo. Qua il governo, là il governo. Presidente del Consiglio. Vuoi salire? Sì. Ecco, questa è la sua postazione. Questa è la... La campanella con cui la si richiama... La campana con cui appunto si richiama l'attenzione dei senatori. Dovrebbe subito... Mettere ordine, però non sempre. Alle volte non si è così fortunati. Ma rispetto all'ordine, guardi che anche in passato ci sono state delle manifestazioni. Raccontano che quando è stata approvata la legge truffa del 53, addirittura hanno divelto dei pezzi di banchi del Senato, sì. E li hanno tirati. Il ministro Pacciardi risultò ferito in quella occasione. A me è capitato molto di meno, hanno tirato qualche regolamento che però sono riuscito a schivare. Le è andata bene. D'altronde la vita democratica anche in qualche misura passione. Qual è la destra e qual è la sinistra? Rispetto al Presidente, questa è la sinistra e questa è la destra. Quindi si valuta rispetto al Presidente. Rispetto al Quindi Presidente. Qua abbiamo la sinistra e qua la destra. E poi quelle sono le tribune. Quella destinata alla stampa, ai giornalisti, quella presidenziale, che è quella centrale, se dovesse venire il Presidente, quella riservata, si presenta alla Repubblica, quella pubblico. Qua ci sono i tasti per comandare l'aula, diciamo, sì. Almeno regolarla. Sì, questo è il tasto per dare la parola o togliere la parola. Il Presidente si autodà la parola. E qui è l'esito delle votazioni. Ah, appaiono qua. Appaiono qua. E anche là, in quello che vediamo in televisione. Lì si vedono, no? Rispetto ai posti. Ah, e certo. Qui rispetto al risultato. Ah, qua appare il risultato. Per me appare il risultato che ho dietro le spalle e mi appare davanti. E viene proclamato. E si vota così. Questa è la famosa tessera per votare, no? Si mette la tessera che dà la presenza e poi qua vede ci sono i tasti. Bianco astensione, verde... sì e rosso no. La bandiera italiana viene rappresentata in un sì e un no, un sì che un in no. Qualche modo riporta alla testa qualcosa di attuale. Qua abbiamo i ritratti dei presidenti del Senato: Carlo Scognamiglio, Giovanni Spadolini, Morlino, Malagodi, Presidente Cossiga, Merzagora e Fanfani. Qui dove siamo?
Qui siamo nella sala Pannini, che prende il nome dal pittore Giovanni Paolo Pannini, piacentino del Settecento. Questo affresco molto bello che ritrae il carro del sole Apollo ed è uno di quei dipinti che creano l'effetto ottico, che se noi vediamo da una parte o dall'altra si ha sempre la sensazione che il carro corra verso di noi. E lei potrà vedere che ha questo effetto ottico, che sembra che i cavalli siano sempre nella direzione dell'osservatore. Cosa ci si fa? Questa sala è molto importante perché c'è un cuore delle decisioni organizzative e politiche, perché è sede sia della riunione della conferenza dei capigruppo, sia del consiglio di presidenza, che è il massimo organo che assume le decisioni più importanti, anche nei confronti dei senatori, ad esempio decisioni disciplinari nel caso di comportamenti particolari che accadono nell'aula. Queste erano le uniformi solenni dei guardiaportoni all'ingresso di Palazzo Madama e di San Luigi dei Francesi. Cosa sono questi? Questi sono dei troni rinvenuti in magazzini del Senato, che venivano utilizzati dal re e la regina durante la partecipazione a cerimonie o eventi in aula. Ora la dottoressa Alessandra Di Biase ci porta in un luogo particolare. Dottoressa, questo è un palazzo del Senato? Sì, acquisito nel 2006, nel corso dei lavori di ristrutturazione ci si è accorti che sotto questo palazzo era presente il famoso Tempio di Matidia, un tempio di cui si narra diffusamente dall'antichità. E nessuno sapeva che c'era il tempio. Esattamente. Andiamo a vedere. Sì. Dottoressa, chi era Matidia? Matidia era la suocera dell'imperatore Adriano, era la nipote dell'imperatore Traiano, e alla sua morte Adriano la divinizzò e le dedicò questo tempio per evidenziare la sua discendenza dinastica da Traiano, che era controversa. Ah, cioè per creare un collegamento tra lui, il nuovo imperatore, e quello precedente, Traiano. Quindi questo è un tempio a una suocera? È un tempio a una suocera. Questo è un lato del tempio, tre colonne che sembrano di grande diametro, chissà quanto saranno state alte. Si pensa che fossero alte circa 17 metri. Dottoressa, ora invece dove siamo? Siamo all'interno di Palazzo Cenci Maccarani, al di sotto del quale sono stati rinvenuti dei resti delle terme romane. Ed emoziona il fatto di pensare che sotto il Senato attuale fossero poste le vestigia della Roma antica, dove già appunto il Senato esisteva. Ora con il dottor Tosi entriamo a Palazzo Giustiniani, dove sono gli appartamenti del presidente, quelli privati e gli studi dei senatori a vita. Questo è lo studio di Rubbia. Questo è lo studio del senatore Rubbia. Prego, faccio strada. Ecco, qua si vede il premio Nobel, guardate. Ecco il premio Nobel di Carlo Rubbia. Qui abbiamo l'ufficio del senatore a vita Renzo Piano. Prego. Uno dei più importanti architetti del mondo, Renzo Piano. È decisamente uno studio atipico per un senatore a vita. E non abbiamo mai avuto uno studio di questo tipo per un senatore, eletto a vita che sia. Dove lui ha collocato un progetto per giovani architetti impegnati nel progetti relativi al recupero delle periferie. Dottor Tosi, qua dove andiamo? Questa è la famosa Sala Zuccari, così chiamata dal pittore che ha dipinto la volta. È bellissima. Sì, è il cuore di Palazzo Giustiniani, è uno degli ambienti più belli che abbiamo nei palazzi del Senato. La volta riproduce soprattutto le storie di Re Salomone. Le due madri si contendono il bambino e lui... Re Salomone dice lo divida a metà, esatto, e la vera madre dice datela a lei. Concludiamo la nostra visita incontrando di nuovo qui a Palazzo Giustiniani il presidente Grasso. E di qui, presidente, si arriva alla stanza che un po' dà il senso a tutto. Beh, devo dire che per me è la stanza più importante dei palazzi del Senato. Questa è la sala dove
sia l'atto d'inizio della nuova Repubblica e della democrazia. Ecco lì è il tavolo e la sedia dove è stata firmata la nostra Costituzione italiana il 27 dicembre del 1947. Questa è la foto che ritrae De Nicola, il presidente provvisorio della Repubblica che firma la Costituzione, con il presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini, il presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi, il guardasigilli Grassi, perché controfirmano tutti. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, l'articolo 1. Presidente, questa è la sala più importante, qui arriviamo per ultimi e che in qualche misura sembra dare anche un po' il senso a tutto, no? Perché sa, in un momento come questo, soprattutto, probabilmente l'opinione pubblica si domanda qual è la differenza tra trasfarzo e importanza, tra lusso e significato, tra estetica e istituzione. Qual è l'importanza delle sale che abbiamo visto? Ma io ho notato quello che provano i cittadini quando entrano in queste sale. Queste non vengono più considerate, almeno noi ci sforziamo di non fare qualcosa come i palazzi del potere, ma i palazzi a servizio dei cittadini. Non è dei senatori e degli italiani. Assolutamente, noi abbiamo l'obbligo di custodire le nostre radici e abbiamo anche l'orgoglio di farlo, l'orgoglio di poter mostrare ai cittadini dove è nata la democrazia, dove è nata la Repubblica. Presidente, io la ringrazio per averci accompagnato in questa bellissima visita. È stato veramente un piacere per me. Grazie di nuovo, Presidente. Allora, avete visto che ci ha regalato la sigla d'apertura Tosca, che è in uscita con il suo disco live Appunti musicali dal mondo. Le abbiamo domandato, le abbiamo chiesto un altro regalo. Il tempo è galantuomo, le abbiamo chiesto a mano Tosca. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso da bella stagione che sta per finire. Ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi, ma tanta speranza. E a mano mi perdo e ti perdo. Quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vero e non come adesso, né sabato sera. Il vento crudele ti aveva
Allora, questa è la stazione Tiburtina qua fuori per la nostra fine stagione. Noi ringraziamo Tosca, ma non solo lei, anche l'Officina Pasolini, hub culturale della Regione Lazio, che ci ha ospitato. Il 20 giugno, vi dico che la giornata mondiale del rifugiato e l'UNHCR promuove la campagna hashtag with refugees per essere dalla parte dei più deboli. Per maggiori informazioni potete consultare il sito web unhcr.it. Vi dico anche che nella puntata del 30 maggio ci siamo occupati di mozzarella e burro. L'Asso Latte tiene a far sapere che le mozzarelle prodotte con cagliata congelata rispondono ai requisiti richiesti dalla legge. L'Asso Latte ci dice poi che il colore giallo del burro non è segno di più scarsa qualità rispetto al burro bianco, ma è dovuto ai carotenoidi, cioè delle sostanze contenute nel foraggio fresco con cui si alimentano gli animali del pascolo. Era l'ultima puntata della stagione, ci vediamo a settembre. A lei.